Abbiamo cercato in ogni angolo della penisola. Visto più di 500 provini. Selezionato 160 artisti. Il premio. Un contratto da 100.000 euro con Colorado Film. Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini e Diego Abatantuono dovranno scegliere il migliore. Un comico che sia eccezionale, veramente. Presenta Francesco Facchinetti. Benvenuti su La 7. Benvenuti ad un programma eccezionale, veramente. Anche il pubblico qua è eccezionale, veramente. E siccome siamo al campionato della comicità italiana, chi arriverà primo si porterà a casa un montepremio eccezionale, veramente 100.000 euro, un contratto dal valore di 100.000 euro con la Colorado Film. E devo dire che in questo programma c'è anche una giuria eccezionale, veramente. Un saluto a Diego Abatantuono, presidente di giuria. Everybody, get all of Panamash. Paolo Panamash. Paolo Ruffini, ripetente di giuria. Ciao a tutti, grazie, viva noi, bellissimi. E la nostra quota rosa, ovvero Selvaggia Lucarelli. L'anno scorso c'è stato un vincitore, perché questa è la seconda edizione, e il vincitore dell'anno scorso è stato un vincitore eccezionale, veramente. Ovvero Roberto Lipari! Allora, oltre a essere il vincitore dell'anno scorso, quest'anno ci stai dando una grande mano perché fai tutta la parte backstage. Che succede? No, ma è bello perché ogni puntata tutti si emozionano per motivi diversi. Per esempio, oggi molti sono stimatori di Diego, che è il loro attore preferito, e quindi molti sono emozionati all'idea di esibirsi davanti a lui. A proposito di attore preferito, qual è il tuo attore preferito? Io, anche se sono siciliano, è uno del nord. Chi è? Salvini. Aspetta, un attimo, io mi dissocio, a parte che mi dissocio, però Salvini è un politico, non è un attore, non possiamo dire che è un attore. Quindi lui è convinto di quello che dice? Cioè non gliele scrivono le minchiate? Cioè mi sembrava che web star una cosa, invece è proprio... Cioè, sì, manca sì. Solo che scopro che tu sei il presentatore di Eccezionale. Io... sono entrato prima perché... Benvenuti! La credibilità è quella. No, ma io pensavo facessi il personaggio per come ti vesti. Cioè, un applauso per il coraggio a Facchinetti, bravo! Ma aspettavo! Una cosa incredibile. Bravo, complimenti, ti stimo ancora di più. Bene, l'unica bene. Cosa che ho capito è che sono nel backstage, quindi torno di là. Vada nel backstage, grazie! Piano piano. Sarà una serata molto molto divertente, dove sarò vessato per almeno 3-4 ore, ma io sono contento così. Andiamo. Lo sai che ti vogliamo bene? Lo so. I love you so much. Anzi, adesso non tiro mai gli applausi, ma il bello di... come ti chiami? Salvini! È che lui è veramente una persona, no, sei carino perché grazie. Si fa prendere per un po' in giro e ci sta, e questo è sinonimo di intelligenza. Davvero. Grazie mille. Però i complimenti adesso li dobbiamo dare a un quarto giudice, lo vedete là, c'è una sedia libera, abbiamo un quarto giudice adesso che è realmente un mito, uno che nella comicità ha fatto la storia di questo paese. Siamo molto felici di avere qua il grande Enzo Iacchetti! Fateci sentire. Grazie. La standing ovation è spontanea. È spontanea. Allora,
Uno, grazie di essere venuto qua. Due, dovrei fare il giudice, molto importante, perché alla fine dovrei ripescare due concorrenti, quindi dovrei seguire, votare. Ma per scaldarci immediatamente, giudichiamo la nostra giuria. E sarei tu a farlo. Beh, straordinario. No, partiamo da Paolo Ruffini. Ruffini, intanto... è un ragazzo che è esploso in un attimo, l'ho visto in teatro, è tanto bravo, scrive benissimo. Devo parlare bene di tutti e tre. Poi, passo Diego. A Selvaggia, perché con Diego mangio tutte le sere a casa sua. Non posso, ce le siamo già dette tutte. Posso che dire che è un uomo generosissimo, al di là che quando mangi con lui non riesci a deglutire perché ti fa però ridere. Però per il principio dei vasi comunicanti viene più a me che agli altri di quelli che vengono a mangiare, insomma. Comunque poi Selvaggia la stimo molto anche come scrittrice, perché io seguo le sue critiche abbastanza dure sul Fatto Quotidiano. Vabbè, comunque grazie. Mi sembra una giuria eccezionale, veramente eccezionale. Ti devo dire, ho incontrato prima tuo papà. Ti saluta, di a mio figlio di fare bene e questa sera di non essere esagerato come al solito. Stefano Dorazio è sempre stato un bravo uomo. Bene, hai saputo allora. Sì, era Stefano in verità. Un applauso ai suoi acchetti, si va a sedere nella sede del quarto giudice. Allora, mentre si sta per mettere seduto di fianco a Selvaggia Lucarelli, vi ricordo che adesso vedrete tanti comici apparire davanti alla giuria, solamente in 16 passeranno al prossimo step, 14, primi 14 grazie alla classifica, quindi grazie al vostro voto, potrete votare da 0 a 10, ci sono anche i mezzi voti, e due saranno ripescati appunto dal nostro quarto giudice, ovvero Enzo Iacchetti. Iniziamo eccezionale veramente, un applauso per il primo comico. Che in verità non è un comico, ma è un duo. Questa sera avremo veramente una grande varietà. Loro si chiamano Checco e Emi. Buonasera, benvenuti allo show dei record. Presentiamo subito il primo ospite. L'uomo che non ha mai smesso di battere le mani. Da Gotham City si chiama Bruno, in arte Batman. Grazie, buonasera, grazie. Buonasera. Sì. Lei è l'uomo che non ha mai smesso di battere le mani. Sono io, mai smesso di battere le mani tutta la mia vita. Quanti anni è che non smette di battere le mani? 44 anni che non smetto di battere le mani. Fantastico, quanto le manca per entrare nel Guinness dei primati? 3 secondi ed entrerò nel Guinness dei primati. Voglio essere il primo a complimentarmi con lei. Sì. Affanculo. Grazie. Proseguiamo con l'uomo che non ha mai smesso di parlare. Da Bologna, Domaron. Sì, buonasera a tutti. Sì, effettivamente mi ha smesso di parlare. Sì, no. È l'uomo che non ha mai smesso di parlare. Da quanti anni è che parla continuamente? Esattamente, 44 anni che non smetto mai di parlare. Giorno notte, sì, sempre in continuazione. No, effettivamente, sì. Quanto le manca per entrare nel Guinness dei primati? Esattamente 4 secondi per entrare nel Guinness dei primati come l'uomo che non ha mai smesso di parlare. E di notte sulle grondaie? Cosa? Ed ecco voi, il terzo ospite. L'unico uomo al mondo senza ombelico. Viene da Modena. E si chiama Lombo! Buonasera a tutti, sono io, l'unico uomo al mondo senza ombelico. Benissimo. Sì. Vuole mostrarci qualcosa? Sono qui per questo. Ta-da! Sì. Guardi che l'ombelico non è qua. E dov'è? L'ombelico è in mezzo alla pancia. Eh no, allora ce l'ho, sbagliato io, errore mio. Sbagliato io. Bene. I prossimi sono una coppia, abbiamo una coppia, gli unici fratelli completamente identici al mondo. Vengono dalla Sardegna, grande applauso per Siam ed Esi. Buonasera. Ecco. Buonasera, sera buona. Fantastico. Gli unici gebelli al mondo assolutamente identici, uguali. Beh, sì. Sì. E suo fratello dov'è? Vado subito a chiamarlo. Riproviamo. Dalla Sardegna, Siam ed Esi! Buonasera a tutti, sera buona. Gli unici fratelli identici di tutto il mondo. Sì. E suo fratello dov'è? Vado subito a chiamarlo. Sì, se ne può andare. Grazie, arrivederci. Concludiamo con l'origine dei record.
l'uomo più forte del mondo. Dagli Stati Uniti delle Marche, ruggito, l'uomo più forte del mondo. Guardate che tettorali e che l'addominali. Straordinario. Complimenti. Aia cazzo, che male. Assassino, assassino. L'uomo più forte del mondo. Bastardo. Signori, lo show di record, alla prossima puntata. Ci sta anche da qua. Checco Emi. Grazie. Ciao, fatemi mettere in mezzo, va. Sì. Va. Allora, ho visto la giuria molto contenta e felice. Adesso non so se perché siamo all'inizio, perché effettivamente erano molto felici e contenti. Anche Selvaggia rideva. Cose che capitano di rado, ragazzi. Sì. Allora, io quando vi ho visto entrare non vi avrei dato una lira o un euro. Grazie. Mi sembravate già vecchi, così vecchi. Grazie. Nel senso che... dello show a guardarvi quel separé, quella giacca, ho detto mamma mia, ora arriva il bagaglino. Invece devo dire che vi ho trovati veramente molto divertenti, puliti, siete tra i pochi che non hanno detto una parolaccia, il che secondo me vi fa onore. Davvero bravi, complimenti. Bravi. Paolo Ruffini. Io invece vi ho trovato carini per altri motivi, perché siete simpatici, perché siete carini. L'idea, francamente, vi dico la verità, era una cosa che avevo già frequentato, la facevano i Turbolenti a Colorado qualche anno fa, non so se lo sapevate, ma l'importante è la generosità con cui si viene su questo palco. E voi siete stati carini, generosi, e si vede che avevate voglia di farci ridere, e vi ho trovato divertente. Buono. Diego, cosa hai segnato sul foglio? Ho segnato che sei un pirla. Sotto? Perché non volevo dimenticarmelo, dopo glielo dico dopo, quando è finito lo show. E sì, c'era avete fatto 4 uscite, credo, no? 4, 5. La seconda è uguale alla prima. Cioè, bisogna trovare un modo di fare un salto in avanti. Questa è una bella partenza, bisogna evolversi. Enzo? Avrei detto la cosa di Paolo, non è una novità, questo tipo di surrealtà, no? Nella comicità, ed è però il tipo di comicità che mi piace, mi siete piaciuti, mi ha fatto ridere, ecco, appena il primo mi ha fatto ridere, il terzo anche, e un po', pochino il quarto, Dovete fare il gigante nano, dire uno, ecco, il gigante nano, che è uno alto normale, che va bene, guarda. Tenetelo per la prossima volta che tornerete qua. Allora, giudici, momento del voto. Mi raccomando, votate da 0 a 10, ripeto, ci sono anche i mezzi voti, più il voto vostro sarà alto e più avrete possibilità di stare tra i primi 14. Selvaggia Lucarelli 6,5, Paolo Ruffini 6,5, anche lui 6,5, Enzo Iacchetti anche lui 6,5 e molto severo Diego Abbattantuono, voto 5 per un totale di 24,5. Complimenti. Ciao ragazzi, grazie. Quest'anno, eccezione veramente, abbiamo fatto anche la versione Baby Talent, c'è la nostra prima concorrente, che è la nostra... dai, che tocca a te, adesso è... Ma chi è che fa i provini? Guardate l'anagrafo, perché mi convince la... Andiamo al prossimo talento, il prossimo concorrente, il prossimo comico, si chiama Gianni Bellino! Vi ringrazio che mi avete permesso di venire a fare questo provino. Pensavo di non avere l'età. Sigla! Non c'è la sigla, allora la faccio io. 44 gatti, fila per 6 ore, 6, 2, unirlo, compatti, fila per 6 ore, 6, 2. 6 per 7, 42, più 2, 44. Mi presento, mi chiamo Angela, per gli amici Quarca, ho un fratellino, Alberto, che tutti chiamano Angela. Quando è nato mio fratellino Alberto, tutti dicono assomiglia al papà, poi l'hanno girato. Ho detto alla mamma, vedete che assomiglia tutto a suo padre, e la nonna, sì, ma anche a tuo marito.
La mamma tutti i giorni mi dice: basta, sono stanca, voglio a letto. Ma se sei stanca tu, perché devo andare a letto io? E sempre col fratellino Alberto: devo cambiarlo, ormai lo teniamo così com'è, insomma. A scuola non sono tanto brava, mi piace andare, ma mi hanno già all'asilo rimandata in Pongo. L'ora di religione, la maestra mi dice: ma dite la preghiera prima di mangiare, tavola. Ma la mamma è brava a cucinare. Le volte la maestra mi dice: sveglia, basta, non si può dormire in classe. Si potrebbe se parlassi un po' più piano. Io dico: ho detto mio papà, fai gli esercizi in matematica, in aritmetica. Gli ho detto: non sarebbe giusto. Ma potresti provare, forse riesci. Il papà mi prende in giro anche perché dice che ho paura di dormire da sola. Parla lui, perché dormi sempre con la mamma. Un giorno mi ha detto: da quando sei nata non mi hai mai dato una soddisfazione. Sì papà, però prima... ho sentito la nonna che diceva alla mamma: ma come va il tuo matrimonio? E lei ha detto: facendo le corna non va male, insomma. E mi ha detto, dico: nonna, nonna, chiudi gli occhi. E non succede niente. Nonna, chiudi gli occhi. Perché il papà aveva detto: quando la nonna chiude gli occhi cadranno in cielo un sacco di soldi. A me, io sono... sono un bambino molto solo, un amico immaginario, però anche lui, quando gli chiedo di giocare, dice che non ha tempo neanche lui. E tutti mi chiedono: ma cosa farei da grande? Da grande farò il comico debuttante a più di 60 anni. Gianni Bellino! Complimenti! Venga, venga, venga qua, venga qua! Oh, tra l'altro quest'ultima parte non era una battuta, no, veramente no, sei un debuttante, sì, la prima volta che certo, vai davanti certo. Al pubblico. La prima in assoluto, sì. Io vedevo, non ci credo. Sì, vedevo che rideva come un matto, Paolo Ruffini ha tutte le battute praticamente. A parte, no, guarda, devo dire, mi ha commosso il finale, ti posso dire, io forse sarà anche solo un momento di grande sensibilità, però l'ho grazie. Trovato un finale, perché? Non lo so, però perché? L'ho trovato delicato, ma perché non lo so, perché lo trovo così delicato questo signore, così gentile, sì, sì. E così in punta di piedi a fare una bischerata che è stata dolcissima, quindi io prima di tutto ti volevo fare i complimenti per la dolcezza. Troppo buoni. Guarda, è stato un pezzo molto carino. Evidentemente qualcosa forse si perdeva, perché questa voce con tanto stiamo un po'. Però è stato un pezzo molto carino. A me, grazie. Devo dire che mi ha... Grazie. C'ha una magia, che è bella. C'ha una bella magia. Presidente di giuria, no, prego. Io direi invece che, secondo me, è molto, molto interessante il personaggio. Sì. Bello. Le battute sono molto divertenti. Sono buttate via, cosa... che è una grande nota di merito per un comico, perché sottolinearle, spingere, vuol dire che ne hai poche e devi anche farle. Invece lui ha veramente tante battute belle, a me è piaciuto veramente molto, al di là del fatto, proprio una cosa molto originale, bella, strana, mai vista, una figata. Enzo. Allora, al di là del fatto che non credo che questo signore sia la prima volta che si esibisce in pubblico, non ci credo. Perché, è la prima? Colleghi pensionati, l'ho fatta un mese fa. Vabbè, insomma, comunque hai provato... C'era Diego tra i colleghi mica pensionati. Tenerlo, sì, c'ero io, fra quelli che capiscono. Hai provato... Meglio essere nel gruppo dei pensionati che capiscono che... fra quelli che diventeranno pensionati fra poco e non hanno mai capito quasi niente. Secondo me hai provato invece parecchie volte, perché non ci sono battute che fanno meno ridere delle altre, quindi sicuramente hai preso il meglio di quello che avevi. Vediamo che cosa accadrà al momento del voto. Grazie. Attendiamo.
Paolo Ruffini 7.5, Enzo Iacchetti 7.5, Selvaggia Lucarelli 7, Diego Battantuono, attenzione, 9! Per un totale di 31! Questa è tua, complimenti, a dopo! Grazie. È arrivato adesso il momento di una fanciulla, di una donna sul palco di Eccezionale Veramente. Lei si chiama Tiziana Martilotti. Ciao a tutti, sono Tiziana, ho 38 anni e sono felice. Provengo da una famiglia povera. Ma io, con sacrificio e determinazione, finalmente ho realizzato il mio sogno. Diventare povera da sola. E ad oggi sono 20 anni che non tocco più un euro. Bravo. E non è che qualcuno mi può dire lei è povera perché proviene da una famiglia povera. Io povera ci sono diventata da sola. Debito dopo debito, con le mie forze. Non come i miei genitori che sono stati aiutati dall'Agenzia delle Entrate. Quando ero piccola e stava per incominciare la scuola, le mie compagne sognavano la cartella di Candy Candy, i maschietti la cartella di Spider-Man. Io sognavo la cartella di Equitalia. A carnevale c'era chi si vestiva da Biancaneve, chi da Bella Addormentata, io da Cenerentola. Ma no, la versione del ballo, la versione pre-incantesimo. Che era bella quella senza manco un euro in tasca, costretta sempre a lavare per terra. E quando arrivava mia cugina, che era sempre vestita da fatina, io le dicevo, Talè, se ti ferma questa bacchetta magica, vai a trasformare tuo fratello che è vestito da Pinocchio, ma a me lasciamo in pace. A me Barbie mi stava sullo stomaco. Aveva il camper, la piscina, era piena di vestiti, la casa con l'ascensore. Tant'è che una volta ho scritto alla Mattel e ci ho detto, scusate, ma la Barbie disoccupata con la casa popolare, ma quando la fate? Io volevo che a questa ci pignoravano tutte cose. Io volevo che le mettevano i vestiti all'asta. Io volevo il blocco amministrativo sulla carrozza. E poi prendevo Ken e ci facevo fare l'esattore. Altro che compagno di vita. Il vero compagno di vita? L'ho trovato io e sono felice. Certo, non è stato facile trovarli in mezzo a tutti questi disoccupati, però l'ho trovato. Attento, premuroso, amorevole. Dove lo trovo? Uno che mi aiuta a fare le pulizie. Io passo l'aspirapolvere e lui alza i piedi. Dove lo trovo? Uno che si ricorda sempre il giorno del mio compleanno, che secondo lui cade sempre il giorno dopo che glielo ricordo io. Dove lo trovo? Uno che quando torno dal parrucchiere mi guarda con disinvoltura e mi dice, ma hai trovato chiuso? Certo, non è povero come me. Ogni tanto fa qualche lavoro saltuario. Infatti, secondo me, sta con me per interesse. Però ora l'ho convinto a non pagare più le rate del mutuo e forse un giorno staremo insieme sotto lo stesso ponte. Tiziana! Ciao Tiziana! Ti ho visto nel film di Ficcare e Picore? Sì. Ah, brava, brava. Attenzione, attenzione Giulia, perché lei è un avvocato. Calma. Qui. Selvaggia. Sono un po' tiepida nei confronti di questa esibizione, non è una cosa disastrosa, ci abbiamo visto passare l'inferno qui davanti, quindi non mi sento di bocciarti, però c'erano battute davvero molto molto deboli che erano accolte con entusiasmo dal pubblico, più perché tu sei brava e sei simpatica, hai una tua energia, un tuo carisma, che perché effettivamente il testo fosse forte. Diego? Beh, ci sono tutti i presupposti per fare delle cose belle di cabaret, cioè non dire delle battute a sé stanti, con una storia dietro e con una sostanza anche dietro. Tu le hai dette abbastanza bene e andrei avanti su questa strada mettendo a posto. Certo, puoi migliorare, questo è poco ma sicuro. Andiamo al voto, giudici, avete espresso il vostro giudizio, adesso esprimete anche il vostro voto. Eccoli qua i voti. Paolo Ruffini 6.5, Enzo Iacchetti 5.5, Selvaggia Lucarelli 5 e Diego Battantuono 7.5 per un totale di 24.5. Grazie. Complimenti, grazie. Complimenti, grazie. Complimenti.
Tiziana ha un problema, che se vince 100.000 euro lei non li vuole. Non so che farla. Certo, perché vuole rimanere povera, quindi è un problema. Ho fatto terapia, un caso ormai. Da voi io... Mi piace. Vediamo. Cioè, mi fa piacere. Va bene. Andiamo al prossimo concorrente, lui si chiama Daniele Contu. Ciao a tutti, ho detto ciao, E cosa siete, ascolti o ritardato siete? Dai Gigi, presentati, forza. Io sono Gigi, Gigi con 3G. No, Gigi è con 2G. E con 3? È con 2. Io sono sardo. Vabbè, cosa c'è da se sei sardo? Tu sei Gigi con 2G. Dani. Dimmi. Cos'è la prostituta? Allora, è un mestiere. Cioè? Gigi, un mestiere come l'idraulico, il macellaio, il fruttivendolo. La vigilessa. La vigilessa. E tu glielo dici tutti i giorni. Gigi, ascolta, non siamo venuti qui per raccontare le nostre cose, va bene? E quindi non lo posso dire di quando viene la tua fidanzata? Ma se quando viene la mia fidanzata tu stai dormendo... Mi sveglia l'ululato del cane. Ma lei cani non ne ha. E allora è lei. Gigi. Dani. Dimmi. Ma la tua fidanzata fa sempre guasto con la macchina. Guasto con la macchina, perché? Perché dice sempre, Dani, stringi, stringi, Dani, stringi. Gigi. Non voglio che parli della mia fidanzata qui, Dani. Dimmi. Te la posso chiedere una cosa della tua fidanzata? No. Gigi, cosa mi devi dire? Con la dolcezza si ottiene sempre tutto. Sì, vabbè, cosa mi devi dire? Ma la tua fidanzata è fatta di Lego. Perché? Perché tu le dici, vieni che ti monto, vieni che ti monto. Gigi, no! Attenzione, attenzione. Ciao, ciao Gigi, Ciao. Ciao Gigi, rimani sveglio, Selvaggia, ti ho visto un po' basita. Com'è questo rapporto tra padre e figlio? Vorrei essere ventriloqua per dirti che non mi sei piaciuto con due voci diverse. Però te lo dico solo con la mia. Se fossi ventriloqua, chissà che alone, che cioè che eco. Allora. Nei polmoni. Senti. Quasi fare la cantante operistica. Purtroppo non lo fui. Allora, non mi è piaciuto innanzitutto tutto il pezzo giocato sui doppi sensi, e non è proprio una comicità che mi fa impazzire. E poi c'è un problema di ritmo, che forse è l'aspetto più grave, perché poi puoi non convincermi nel contenuto, però puoi essere molto bravo. Cioè, ti trovo anche un po' lento e macchinoso, per cui mi dispiace, ma insomma non mi sei piaciuto. Paolo. Il testo è un po' da rivedere, però io vi trovo molto, molto simpatici. Sulla simpatia vi trovo molto simpatici, sì, devo dire, lì ci siamo. C'è qualcosa anche a me che non mi torna. Prego, Enzo, prego. Sei uno dei più bravi ventriloqui che io abbia mai ascoltato. E ne ha visti due. No, ne ho visti tanti. Il tuo essere così bravo, secondo me, funziona tanto nelle convention, negli spettacoli, ma televisivamente è come sentire una cosa registrata e il bambino che muove la bocca. Cioè, io se vedo un ventriloquo bravo in TV mi incazzo, se lo vedo che fa schifo mi piace. Cioè, ci spiazza un po' tutti, insomma. Per esempio adesso il bimbo sta dormendo. Sono sveglio. C'è altro, c'ha due dentini, li fa vedere? Aia cacchio. Perché non andate i genitori a fare le serate? Siete fantastici, vedi? Ecco cosa ti mancava. Allora abbiamo parlato di ritmo, diamo ritmo. Voto. Vediamo un attimo che cosa accadrà. Stanno arrivando i voti. Allora, Paolo Ruffini 6. Selvaggio Lucarelli 4, Enzo Iacchetti 5, Diego Abbattantuono 4, per un totale di 19. 19 Gigi, questo è il tuo voto. Ciao Gigi. Ciao Gigi. Ciao. 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 Ciao.
Tra un po' tocca a te, ma ti vedo un po' rigido. Sei carico o non sei carico? Sì, al 90%. Così non dobbiamo mettere spine, niente, va. Però vedi, il comico robot, dovrebbe essere la rivoluzione, perché sai, la robotica, la comicità sono a livello ingegneristico la rivoluzione dell'essere. Ehi, ma che minchia stai dicendo? Allora, io so che voi siete un pubblico eccezionale veramente, quindi state lì, perché torneremo tra pochissimo su questo palco ad eccezionale veramente e voi ci sarete insieme a noi. Arriviamo subito, vai con la pubblicità. I primi comici si sono già esibiti, puntando su armi molto diverse. Vi ringrazio che mi avete permesso di venire. Gigi! Quello che serve per stimolare una giuria in grande spolvero. È stato un pezzo molto carino. Ci sono tutti i presupposti per fare delle cose belle di cabaret. Cosa? La gara prosegue. Grazie Arcadio, bentornati sulla 7, bentornati a Eccezionale Veramente. Siamo qua al campionato della comicità italiana. Soltanto uno vincerà e si porterà a casa il montepremio dal valore di 100.000 euro. Dinanzi a me ci sono i nostri giudici, stanno attendendo il prossimo concorrente. Loro sono i Quartetto Cera. Trovare lavoro al giorno d'oggi è un problema e così ieri mattina sono andato in un'agenzia interinale. Salve, anche lei qui per quel posto di stagista aziendale? Sì. Si dovrebbe cominciare tra poco, alle 9. Perché lei vorrebbe... Sì, no, su cui... Vabbè, per... Cosa ride, scusi? Sì, se si è visto, insomma, sì, eh? Sta mezza sega, ma dai. Come si permette, impazzito? Vabbè, era chiesta anche bella presenza, arriva quindi... sto gnomo. Ma come... Ma... Vabbè, no. Comunque, se la concorrenza è questa, il posto è già mio. Se lo dice lei... Direttore, buongiorno! Buongiorno! Le apro subito l'ufficio! Grazie! Prego! Bene, quindi lei è qui per? Sbaglio! Grazie, il prossimo! Prego, prego! Mi parli pure di lei? Vada, mi dica. Allora, dunque, io sono laureata in medicina. Ah, medicina. Sì, medicina. Quindi saprebbe un trattamento medico per l'insufficienza renale terminale. L'emodialisi. Sì, bene. E poi sono un'appassionata d'arte, ecco. Arte, quindi saprebbe sì. Una corrente artistica italiana del XVI secolo. Il manierismo. Bene, abbiamo finito. Ah, quindi sono assunta. No, ho finito il cruciverba, grazie. Vada, prossimo. Presto. Salve. Sì. Scusi. Sono qua per il colloquio per Trenitalia. Ah, sì. Scusi il ritardo. Eh beh, assunto. Grazie. Venga, dottoressa Rossi, salve, benvenuta. Salve. Le dico subito che lei è stata assunta. Ah, che bello. Allora, il suo posto di lavoro sarà il mio. Ah, molto bene. Si alzi. Sì. Si accomodi. Grazie. E dunque, lei chi è? C'è qui nel curriculum. Ah, oh, guardi, mi spiace, non abbiamo più posto. Grazie lo stesso. Arrivederci. Care cose. Mi stia bene. Prego, prego. Cos'è quella faccia? Un po' ansioso. Ma no. Lei è stato assunto. Finalmente, erano anni. Le ricordo soltanto che il nostro è un contratto a termine. Non c'è problema, anzi, quando posso cominciare? Ma guardi, anche subito. Bene. Questa è la sua liquidazione, il TFR, e i colleghi hanno pensato di farle un regalino. Grazie, che carini. Mi stia bene. Permesso, mi prego. Scusi, io sto cercando un lavoro qualunque, solo che so dei precedenti, rapine, scippi, usura, estorsione. Oh, benvenuti in Equitalia. Grazie tante, facciamo le mani. Ah, è lei. Salve, signor. Sì. Sono qua per posto da idraulico. Lo so, però purtroppo abbiamo assunto un altro idraulico, mi spiace. Vabbè, comunque sono 40 euro. Perché, scusi? Per la chiamata. Ma per cortesia, ma se ne vada! Quartetto Cera! Grazie. Allora, Quartetto Cera, andiamo Ciao, subito Roby. Dai nostri giudici. Ciao.
ascoltate Enzo Iacchetti, che oltre a essere conosciutissimo Enzo Iacchetti è stato anche direttore di festival di cabaret, per cui è uno che quando giudica deve essere ascoltato. Prego. Mai nella giuria, però di il direttore una cosa, la giuria è una. Intanto ci chiediamo tutti il quarto dove è vabbè, lì c'era. È morto ieri, non l'ho capita io. Infatti a breve saremo il trio fu. E poi i 10 piccoli indiani, 1-1. Perché mio fratello nel camerino, quando io gli ho detto guarda c'è il quartetto c'entra, perché avevo letto male, lui ha detto pirla, saranno i figli. E invece siete in tre, c'era, ho capito. Mi siete piaciuti tanto, ho riso molto, e poi siete anche teatrali e la cosa non mi dispiace per niente. Buono. Andiamo da Paolo Ruffini, che si è vestito da divano questa sera. Grazie della parola, Cattelan. Io se avessi visto questo sketch in una trasmissione comica, televisiva, di quelle che normalmente vanno nelle reti generaliste, l'avrei goduto amabilmente. Avrei detto, ma è troppo alto il livello. E forse c'è qualcosa, no, forse c'è no, qualcosa che non avete va. Avete fatto un pezzo ottimo, complimenti di grazie, cuore. Grazie. Selvaggia! È abbastanza raro che io proprio non trovi una smagliatura in un'esibizione, qui faccio fatica a trovarle. Le volte smagliature delle volte c'erano le loro facce. E non è neanche necessario alle volte, quando un pezzo è così ben confezionato, per cui non devo neanche infiocchettare tanto i complimenti. Dico che il quartetto forse c'era, il trio c'è, siete perfetti. Andiamo con il nostro presidente Diego Battaglione. Dopo tutti i complimenti, dove dire, siete già professionisti in qualche modo, sembra di vedere tre persone che fanno questo mestiere da tempo, quindi bravi. Grazie. Bravi. Grazie. Vediamo come saranno i voti. Paolo Ruffini 9.5, Selvaggia Lucarelli 8, Diego Battantuono 7.5, nostro quarto giudice aggiunto Enzo Iacchetti 8, per un totale di 33. Arrivederci. Ciao. Complimenti. Bravi, quartetto c'era, paradossalmente hanno passato il colloquio di lavoro. Ci pensate? Vabbè, la cosa, sono simpaticissimi, ma non ho capito perché il delinquente parlava siciliano. Vabbè, anche origini. No, per pagare le conseguenze. Salutatelo, perché l'ultima volta che lo vedete lo saluto io. C'era, un applauso! Come voteranno adesso i nostri giudici? Non lo sappiamo. Prima dobbiamo vedere le esibizioni di Marco Cingolani. Grazie per l'applauso spontaneo, grazie mille. Mi presento, mi chiamo Marco Cingolani e sono marchigiano. E noi marchigiani abbiamo tantissimi primati, tantissimi. Uno tra questi è quello di essere dei galantuomini, sì. Noi siamo dei signori. C'erano quei due amici che parlavano fra di loro e uno diceva all'altro: ah, mia moglie è un angelo. L'amico gli ha fatto: che culo, mia moglie ha ancora gamba. Per farti capire, no? Oppure quella coppietta dove lei guarda il fidanzato con gli occhi pieni di speranza e gli dice: amore, c'è posto nel tuo cuore? E lui gli fa: sì, ma non ti aspettavo posto fisso, perché c'è crisi pure in amore, hai capito, no? E poi noi marchigiani abbiamo il primato di avere le donne più fedeli d'Italia. Sì. Che si sappia, la signora Fassese, cioè, che si sappia, è vero, eh? O quasi tutte. C'era quello Porello, è tornato a casa dopo tanti anni, ha aperto la porta di casa e vedeva la moglie con uno, ma no con uno qualsiasi, con un nanetto. Gli fa: ma amore, ma avevi detto che non mi avresti più tradito. E tu, ma infatti, sto diminuendo le dosi, gli ha detto, con un nanetto. Cioè, oppure quell'altro che becca la moglie sempre a letto con altro, preso dalla foga, pia una pistola, pum, ammazza. Se alza sua moglie, fa: ho capito, mo date una regolata, sennò l'amici ti finisci tutti. Cioè, e poi noi marchigiani abbiamo il primato anche di essere dei grandi bevitori, sì. Siamo dei bevitori, eh. Io l'ho visto stamattina alle ore 7 al bar.
È entrato un vecchietto, gli fa il barista: barista, che mi fa un limoncello? Alle 7 di mattina, eh? Sto barista un po' stupito, fa il limoncello, questo beve. Dopo 2 minuti fa: barista, che me ne fa un altro? Insomma, 7-5, 3 limoncelli, 7-10, 4 limoncelli, 5-6-7, 8 limoncelli. Tant'è che sto barista gli dice: mi scusi, se glielo dico, ma mi sembra che sta un po' esagerando. Il vecchietto fa: beh, effettivamente con quello che ho non potrei neanche bere. Gli ha detto: perché? Che c'hai? C'ho solo 5 euro, gli ha detto. Grazie. Marco! Allora, come stai? Bene, avevo un timore perché siccome io, essendo marchigiano, sì, il dialetto marchigiano lo capiscono in pochi, quindi non sapevo se regolarmi di più o... No, cosa... tu l'hai capito? Se ho capito io, ho capito tutto. Allora, dover di cronaca, devo dirti che Selvaggia Lucarelli ha cliccato durante la tua esibizione, quindi vuol dire che il suo giudizio è pari a zero. Pari a zero. E chiederei a Selvaggia come mai. Intanto non ho capito perché quel cappellino, cioè così. Quello lo so, anch'io me lo chiedo, perché c'ho... No, è perché, diciamo, mi caratterizza, no. Lo porto sempre nelle serate, però... Ti caratterizza? No, perché tu sei venuto qua e vuoi fare il marchigiano tipo che ci racconta come sono i marchigiani, ma onestamente, se vuoi far ridere... trovare battute sull'alcolismo o altro, non ti serve dire vi parlo dei marchigiani. Ecco, lascia questa strada, abbandonala perché non funziona. Sei d'accordo, Paolo? Ciao Marco, buonasera. Buonasera. Tu hai raccontato una serie di barzellette unite dal discorso del marchigiano, ma forse non c'era neanche bisogno. Per raccontare una serie di barzellette bisogna trovare una presentazione diversa, un carattere diverso. Forse avresti avuto bisogno di un personaggio e non di un semplice dialetto. Sono un po' tintinnante. Enzo. Sarò breve. Vabbè, Marco, ci hai provato. Buono. Grazie. Bene, bene. È buono. Sì. Bene. Andiamo al voto. Paolo Ruffini 5, Enzo Iacchetti 4, Diego Battantuono 4, Selvaggia Lucarelli ha cliccato, quindi ha espresso prima il suo giudizio che pari a zero, per un totale di 13. 13. Ciao, 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 ciao. Alla fine è stato bello comunque conoscere tutti. Non so frasi di rito, no? Però che devo fare? No, adesso mi suicido su il ponte più vicino. No, non c'è. No, va bene, va bene. No, va bene così, siccome hai detto che ti riconoscono per il cappello. È questo che mi ha fregato. Così dice no, era un altro. Bravo, bravo. Il problema è stato non questo, non ti esibito, Marco. Ero io. Applauso, vai. Andiamo avanti col prossimo comico. Speriamo per lui vada meglio. È arrivato il momento di Maurizio Bronzini. Buonasera, io ho inventato un'app per smartphone che connette Google Maps all'autoradio della macchina e quindi il navigatore funziona così. Prendi la strada che passa Valdobbiadene, segui l'Adige, è uno stress ma poi arrivi a Cattolica. Esci a San Siro, prendi per Brera, alla rotonda, terza uscita, e trovi là. Un autovelox per te. Non te l'aspettavi, eh? Ma questa app, io ho creato un upgrade che praticamente legge anche lo stile di guida di chi è al volante. Pensate al vecchietto col cappello che va ai 30 all'ora. Questa mattina t'ha sorpassato perfino un ciao, fino un ciao, fino un ciao, ciao, ciao. Questa mattina sullo sterrato ti ha passato anche un trattor. C'è ancora molto se vai così piano, prova un po' a togliere il freno a mano. Se stai così a destra finisci nei fossi, trovi anche 1000 semafori rossi.
alla rotonda girare. C'hai uno dietro che suona, ti sta mandando a cagare. Tu e la tua panda coupé. La tua panda fa un po' croc, ci vuole un centro d'assistenza. Ti sei fermato alla Tamoil, ma di miracoli son senza. Anche Gesù, bambino, ha detto sei un cretino. Di chilometri ne ha abbastanza, 600.000 è un'indecenza. Minchia, il freno s'è spaccato con una scarica di rutti. Sei finito sul piantone di un camion di prosciutti e strabiliate. Se va ancora e non fermatevi, oh no, al semaforo. Grazie. Yes. Maurizio, oh yes. Allora, io andrei dritto dal creatore delle canzoni bonsai, che... grandissimo successo di Enzo Iacchetti, per cui quando uno ha una chitarra in mano a me viene in mente subito te. Com'è andata, Enzo? Io ho visto un numero molto divertente, mi ha fatto ridere, per me è positivo. Yes. Un altro che rideva di brutto era Paolo Ruffini. Sì, davvero Maurizio, mi hai fatto molto ridere perché ha il vantaggio del tema, quindi ci siamo indirizzati su quello, c'è un aspetto minimale che ci consentiva ancora di più di concentrarci sulla musica, che non è male, perché cioè, sei diventato stupefacente, nel senso, se arrivi tutto piccolino e poi hai anche una bella voce, per cui grazie. Selvaggia? Allora... Senti Maurizio, tu sei bravo, c'è solo un problema che... A me non piace questo genere di comicità, nel senso che per me è una comicità un po' da birreria, per me è un po' troppo semplice, per cui con te sarò un po', cercherò una via di mezzo nel giudizio. Io sarò dolcissimo. Prego Diego! No. No, invece io amo la birreria, nel senso che... Ma non perché... Vabbè, amo la birreria. Come sei a chiappa like? No, a prescindere dal fatto che non ho mai visto nessuno fare il cabaret in birreria. E tu facevi ridere abbastanza, yeah. E secondo me funzionavano le cose, nel senso che bravo e era carino quello che hai fatto. Andiamo ai voti, forza. Vediamo un attimo questo navigatore dove ti porterà, in un bel posto o meno. Eccoli qua, arrivano i voti. Paolo Ruffini 7.5, Enzo Iacchetti 7.5, Diego Battantuono 6, Selvaggia Lucarelli 5.5, per un totale di 26.5. Così è stato deciso. Grazie. Arrivederci. Allora, Pierluigi, adesso tocca a te e tu in realtà nella vita fai altro. Faccio il pendolare fraterno a Roma, lavoro a Roma, però questa è un'altra cosa. Questo è il lavoro più bello del mondo. Vai Pierluigi, vai, tocca a te. Come avete visto, i giudizi sono anche spesso e volentieri soggettivi ed è giusto così perché sono i nostri giudici a decidere che voto vogliono dare. Vediamo come andrà per il prossimo, lui si chiama Pierluigi Stentella. Scusate, sto aggiornando il profilo Facebook. Volevo lasciarvi una breve biografia su di me. Tutte le mattine mi reco presso centro dell'impiego, tutte le mattine centro verso mezzogiorno esco perché c'è solo disoccupazione e io quella già ce l'ho, nonostante che sono diplomato, e per questo voglio salutare la prof Speranza, grazie prof, che mi ha dato per 7 anni di seguito, che mi ha insegnato l'italiano e modestamente lo scrivo molto bene, perché soprattutto il latino. Volevo lasciarvi una citazione, scusate... Ah, siamo arrivati a 5.000 like sulla pagina, salutiamo tutti quanti, Quentin da Taranto. Ciao Quentin Tarantino! Ci sono cose nella vita che si possono condividere solo con se stessi, ma se stessi non hanno un profilo Facebook, grazie.
Grazie. Attenzione, attenzione, attenzione. La tua esibizione è stata stoppata. Mi dispiace. Ciao, perché due dei nostri giudici hanno cliccato. Sono Selvaggio Lucarelli e Enzo Iacchetti. Quindi hanno cliccato, hanno espresso il loro giudizio che è pari a zero. Adesso chiederemo agli altri due giudici se hanno voglia di mandarti comunque alla votazione o meno. Primo, Diego Battantuono, presidente di giuria. Diego. Non l'ho capito. Il fatto che loro abbiano cliccato è che minimo siamo in tre a non aver capito. E quindi lascio la parola a Paolo. Quindi lo salvi. Il voto e il giudizio ovviamente è sempre sul pezzo, mai sulla persona. Sei umilissimo, sei una brava persona e sei molto simpatico e molto carino. Detto questo, ovviamente devo valutarti per quello che mi compete e non ti farei andare avanti anche per non darti l'imbarazzo di un voto che potrebbe essere brutto. Per cui no, perdonami. Mi dispiace. Anzi, grazie di esserci. Mi dispiace. Grazie a voi. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Per Luigi. Ciao, ciao, ciao. Abbraccio, abbraccio. Grande. Dove stanno i compagni di stanza? Dov'è? Hanno dormito insieme, hanno perso i capelli. Ah, no, gli ha rubati proprio. Ah, qui. Questo non è una piaggeria, perché sto andando via, ma tutto lo staff della set, tutto qua, tutte le persone che stanno nel backstage, gli autori, tutte le persone che sono state qui, sono veramente vicine. Grazie. Andiamo avanti con il prossimo comico, vediamo chi sarà. Lui è Dante Cigarini. Bene, eccomi qua. Allora, l'avete visto, lui è un robot. Io invece sono un... Diglielo tu chi sono io. Sono un ventriloquo. Un ventriloquo. Il ventriloquo è colui il quale pratica il ventriloquismo. Il ventriloquismo è l'arte di emettere i suoni attraverso la pancia, che poi è anche il diaframma. Perché proprio qui, in questa posizione qui, c'è il dito. Il dito. Ma che dito? C'è il diaframma, che è una parte importantissima del nostro corpo, un po' come il cuore, un po' come il fegato, un po' come la minchia. No, la milza. Ha detto la milza. No, la colpa è mia, scusate, la colpa è mia, perché sono io che lo faccio parlare. Sono io che lo faccio parlare. E nonostante questo, a volte ha la capacità di sorprendermi. Che cosa hai detto? Ho detto che a volte sei sorprendente. Ma non è un'offesa, io semplicemente colto il fatto che a volte hai la capacità di sorprendermi. Che cosa hai colto? Ho colto il fatto che sei sorprendente, hai capito adesso? Sì. Oh. Io sorprendo, sono sorprendente. Certo. Tu cogli, sei coglione. No, questo non lo devi dire, no. Perché io sono sempre con te, amico caro. Io sono quello che ti fa parlare. Diglielo a quei signori lì della giuria. Chi c'era di fianco a te quando ti si è incastrato il disco rigido e abbiamo dovuto toglierlo con la chiave inglese? Chi c'era? Diglielo. C'eri tu. Ecco, lo vedi? Chi c'era di fianco a te quando il meccanico ti ha cambiato il pignone e la catena che erano arrugginiti? Chi c'era? Diglielo. C'eri tu. Ecco, lo vedi? Chi c'era di fianco a te quando hai perso una rotella? Abbiamo dovuto cercarla per una settimana. Chi c'era? Diglielo. C'eri tu. E allora? Allora sei tu che torti sfiga. No. Non lo puoi dire questo, no. No, scusate. Saluto Diego. Allora lo saluto anch'io Diego. Ciao Diego. Ciao. Oh, Diego è un mito per me. Guardalo, e anche adesso che non è più... Guardalo. Anche adesso che non è più un ragazzino è sempre il top. E sai di chi è il merito? Il merito è del suo grande cuore. Il grande cuore di Diego... Armando Maradona. No. Diego. Diego Battantuono, è quello lì. Scusa Diego, perché si è confuso, perché lui è alto come Maradona. Invece tu e lui siete proprio diversi, completamente diversi. Siano diversi? È certo che siete diversi, guarda. Uno sembra un barile, l'altro... L'altro sono io. No, intendo, scusa Diego, andiamo, va, meglio che andiamo, qua non passiamo di sicuro, andiamo. Fermati. Dante! Va. E Robot Kea!
Ciao. 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 Come stai? Che cazzo guardi? No, 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 no. Aspetta, no, aspetta. No. Volevo... No, no, dai, su. Però in questo assomigli un po' a Diego Battantuono, te lo devo dire, eh? Però... Scusate. Nel senso dell'umorismo, dice, sì, che sì, da fare. Sì, ha preso una risata subito. Facciamo un applauso. Grazie. Alla Boschea. Grazie. Grazie. Allora, mettiamoci di qua. Beh, questa, se volevamo qualcosa di unico, io personalmente non l'ho mai visto in vita mia una cosa del genere, non so voi. Prego, Diego. No, prima parlavamo del ventriloquo originale, questa è una cosa originale, a parte le battute su di me che ti impediranno di passare il turno, molto originale anche tu, perché così anziani non ne ho mai visti di ventriloquo, insomma, vuol dire anche vestiti così, cioè, esattamente vedere un vecchio con le scarpe rosse non mi capitava da anni, sei veramente molto, e ringrazio al tuo omino lì se puoi passare il turno, ma è l'omino che ti ha offeso. Non dirlo, quello che stai per dire, non dirlo, non dirlo, è meglio. Non posso resistere, è meglio. È proprio il mio terreno, è questo qua, tu se vieni sul mio terreno... Prego, selvaggia. Allora, torniamo un po' a quello che dicevo prima, il gioco delle parti è un po' sempre lo stesso, cioè tu il ventriloquo... Deve fare un robot. Sì, ma è un robot, sì, è un robot, però il gioco delle parti è sempre un po' lo stesso, no? È il robot un po' sgradevole, un sì, po', però era più, un po' impertinente. Cioè, sta venendo verso di te con le detto mani protese, questo, così. Detto questo... Fermo, attenzione! Che andasse a finire come immagino. Che volesse questo. Regolare il volume e sintonia. Il gesto è un po' equivoco, non facciamo muovere le braccia, grazie. Non facciamo muovere le braccia, che è un po' equivoco. Per me il fatto che lui abbia offeso Diego farà sì che voi passiate il turno. Grazie, grazie, grazie. Enzo, adesso si sparge la voce, mi manderà a fanculo tutti quelli che arrivano per passare il turno, va che mica facile. Adesso te le dico io un paio di cosettine che potrebbero far passare il turno su di te, vedi che po' come ridiamo le prossime puntate. Prego, prego. Allora, volevo dire, intanto, quanto costa sto cazzo di... Sii sincero. Allora, bisogna dire che l'ha costruito... Ah, c'è Sussi. Uno che lo manovra. Sì, esatto. Sì. Tra l'altro è made in Italy, eh? È made in Italy. Ma sei all'avanguardia del ventriloquismo. Questa è l'avanguardia del ventriloquismo. Sì. Prego, chiudiamo con Paolo. Questa cosa qua è la cosa più vicina, ad esempio, ad una comicità che a me piace tantissimo, credo anche a te, quella di South Park. Cioè, sì, è una roba sì. infantile che però può permettersi qualsiasi cosa. L'operazione è straordinaria. Per me è per ora il voto più alto dell'edizione. Oh, grazie, yes. Grazie. Allora andiamo ai voti. Grazie, andiamo ai voti, miei cari. Peruffini che piange, talmente ha riso, sta piangendo. Andiamo ai voti, miei cari giudici. Abbiamo 7 Selvaggio Lucarelli, 6.5 Diego Battantuono, 6.5 Enzo Iacchetti, è stato di parola Paolo Ruffini con un 10 per un totale di 30. Grazie, complimenti, grazie. Complimenti, complimenti. Andiamo. Ciao, ciao, ciao. Diciamo una cosa, questo numero non esiste in nessun'altra parte del mondo. Questo è un primato che abbiamo noi, grazie anche a Matteo Tuzzi che ha costruito il robot. L'ora scocca, ma non temo di aprir la bocca. Entro in scena e faccio ridere, mi sento in vena. Cosa dici di questo rap? Secondo me spacchi, ma non ti dico cosa. Ok, dai! Torniamo tra pochissimo, eccezionale veramente! Ogni comico in gara racconta una storia. Ma per cortesia! Ad esempio la ricerca di un posto di lavoro. Ho dei precedenti, rapine, scippi. Benvenuti in Equitalia! Grazie tanto! O l'eterno scontro. No! Tra l'uomo e la macchina. Come stai? Che cazzo guardi? No, no! Ma quello che conta è far ridere. Il quartetto Ciara è in testa. Riuscirà a conservare il primo posto. Woo!
Allora, ci sono 100.000 euro contratti dal valore di 100.000 euro per il vincitore di questa seconda edizione eccezionale, veramente. La strada sarà lunga, noi qua siamo alle selezioni, quindi andiamo avanti con il prossimo concorrente. Loro non è un concorrente, ma sono più concorrenti, sono gli Stranoforte. La storia è sempre la stessa, la corruzione. Allora? È il Fimondo! Chiedimela a me la busta, se ti pare cosa giusta. Toglimi anche il pane, se ti sembra normale. Si fa male e si finisce in ospedale. Magari fosse un problema di donne. E dico basta. Avete il tocco alla testa. Vi avete messo perfino la cresta. Ma volete ancora darci a bere? Che siete cambiati, che siete diversi. Noi figli di E.T. Telefono sì, casa no. Ni na 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 ni na o. Questo mutuo a chi lo do? Scippa me la mela bossa. Scippa me la mela. Attenzione, Stranoforte, la vostra esibizione è stata stoppata, hanno cliccato due volte, venite al centropalco. Due giudici hanno cliccato e sono Diego Battantuono e Selvaggio Lucarelli, hanno espresso il loro giudizio che pari allo zero. Adesso vediamo se gli altri due giudici vi salveranno. La parola va a Paolo Ruffini. Li salviamo o no? Li salviamo o no? Lascio la parola ad Enzo, io li salvo e cedo la parola ad Enzo. Che vigliacchi. Enzo, li vuoi salvare o no? Io li invito a cena, però non li salvo. Niente, così è stato deciso, hanno cliccato in tre giudici, purtroppo... Però Paolo Ruffini è un po' stronzo. Sì, sì, un pochino. Ce non salvi neanche me, allora. ho avuto un grande maestro, no, nel senso che... L'invito a cena, ho avuto un grande Paolo maestro. Ruffini. Volentieri. Non okay. Abbiamo capito molto, ragazzi, scusateci. Sì, va bene. Mi dispiace. Niente. Arrivederci. Alla prossima. Ciao. Arrivederci. Va bene, i giudici non me l'hanno fatta fare, ma io la faccio ora. E adesso io ricomincio da tre. Cagliari. Signore e signori, Antonio Stomaco. Sarebbo io? Sono io. Ah, sei tu? No. E allora sarebbo io. Salve a tutti, signori. Il politico qui presente, Antonio Stomaco, ha trovato le soluzioni a molti problemi dell'Italia. Vota Stomaco! Il problema più importante è il problema del lavoro. Avete risolto il problema del lavoro, no? Avete risolto il problema del lavoro. Avete risolto. Noti. Come? Il problema del lavoro è vota Stomaco, divento politico e risolto il problema del mio lavoro. Sì, bello tu. Mia mamma ha perso il lavoro. Mio padre è disoccupato. Io non lavoro, io che faccio? 3.000 euro. Per la borsa. Attenzione, attenzione. I nostri giudici hanno cliccato per due volte, quindi per cui la vostra esibizione è stata interrotta. Per cui i giudici Diego Battantuono e Selvaggio Lucarelli hanno espresso il loro giudizio che pari allo zero. Andiamo dagli altri due giudici per vedere se vi salveranno e così potrete andare alle votazioni. Enzo? No, mi dispiace, non, se non si ride è inutile fare il cabaret. Insomma. Diego? L'impatto è determinante, dall'inizio, cioè uno mette il meglio all'inizio poi magari si perde dopo.
È probabile, dico la cosa più, l'emozione, sono tante le cose, non è un fatto di napoletanità, perché noi proprio veramente sono 100 comici, che conosco più napoletani che milanesi nella mia vita, quindi mi piace molto la... Però non riuscivo a entrare, insomma il ritmo mancava, io parlo, dico la mia, perché quando clicco poi se non le spiego mi dispiace. Insomma. Enzo, quindi non li salviamo? Per me io darei la parola a Paolo. Devi, allora li salvi se dai la parola a Paolo. È un ping pong. Sì? Sì. Ah, se do la parola a Paolo li salvo? Sì. Paolo poi sì. Decide. No, vuol dire che li ha salvati. Allora no, mi tengo perché? La parola. Sì? Mi tengo la parola. Osterio, ho già offerto 2 cene, ragazzi, anche offrirne 3 a voi fa già 5. Non vi salvo senza cena, fa niente. Va bene, sono stati eliminati, così è stato deciso dalla nostra giuria, mi dispiace, lo so. Arrivederci. Arrivederci, mi ragazzi, dispiace, grazie. Mi dispiace, grazie. Arrivederci. Andiamo alla prossima, è una donna, un applauso di incoraggiamento, ci vuole perché si fa dura, Paola Saccoman. Buonasera, benvenuti alla nuova puntata della rubrica Cuori aperti, patte gonfie, passere solitarie. Dove va il sesso? Sono la professoressa Attilia Fumagalli Carotti, sociologa e antropologa, profonda studiosa dell'animo umano. E l'argomento della puntata verte su un tema molto scottante: quando finisce un amore. E sì, perché quando è lei che lascia lui, è quello che ammazza, è il senso di colpa. Perché in genere lui non capisce una mazza di quello che provi tu, di quello che sta per accadere. Per lui va tutto bene, gliela dai con una certa regolarità e allora è tutto ok. Ok, sta cippa. Del resto si sa, gli uomini hanno la sensibilità emotiva di un criceto, di un crotalo rincoglionito dal sole, di un rospo col culetto a mollo nello stagno, e lui ti guarda con quei suoi occhioni deformi e rapito in estasi non risponde, seduto al tavolo di cucina con peso monolitico. Ti senti in trappola, soffocata, spegnati, con questo caldo fossi stata solo un'insalata e via. Ti girano le palle a ventola, anche le zanzare ti tormentano, l'auta non basta più. Tutti gli stracci di cucina sono lordi di morte. La loro, a Ferrio Mattarello, forza roteante, è un'arma troppo grande per loro. Vero, ma ti senti la giustiziera della notte. Colpisci sul banco frigo, sul tagliere, schizzi di cipolla, ti schizzano negli occhi. Sì, godi, godi, godi e pam! La roteante arma si posa con tutta la sua forza sul cranio del rospo. Nel momento plastico della caduta, trovi finalmente il tempo di comunicare con sguardo sereno. A proposito, non ti amo più! Paola! Paola! Caro. Eccoci qua. Non vorrei essere il tuo uomo a questo punto. Devo dire che le donne hanno riso molto qua, e poi non ti amo più, c'è stato proprio un applauso liberatorio. Sei architetta tu? Sì. Sì, bene. Sarà architette? Sì. No, architetto. Architette. Allora, io leggo una cosa particolare della tua vita che non dimenticherai mai. È risposto all'incontro con Diego Abatantuono. Ecco, volete raccontarci un attimo? No, aspetta, c'è no, scritto c'è anche... stato un momento, c'è forse, scritto anche... Di ricordo Diego Abatantuono. Ah. Perché è una goduria, è stata forse. Questa era scritta come risata. Dov'è che siete incontrati, scusa? No, mai. Non mai. Purtroppo mai, però lo inviterei volentieri in birreria. Va bene, dai.
Andiamo. Qui siamo veramente al top, eh? Cioè, dobbiamo essere. Serie, tocca a te, devi dire tu, Paolo. Ma no, non volevo interrompere, continuate, che è così carina questa. Eri tu questo siparietto. Ma come l'hai citata tu la frase? No, però siccome lei ha un debole per te, Diego, parlate un attimo insieme. Parlate un attimo. Senti, Facchinetti, io spesso ti risparmio proprio perché voglio bene alla tua famiglia. Hai dick dick. Però a tutto c'è un limite, cazzo. Va bene, grazie, va bene. Grazie comunque per l'impegno, grazie. Sì, 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 io ce l'ho messa. Grazie. Chiediamo alla fanciulla della giuria, Selvaggia. Allora, tu sei un architetto, secondo me questo pezzo non era proprio ben architettato, nel senso che tu sei partita discorsiva e mi eri già simpatica così sulla fiducia, e poi improvvisamente sei diventata... quella che recitava, cioè si sentiva che tu avevi imparato un testo a memoria e quindi rimaneva tutto molto, molto freddo e per nulla empatico, mentre il tema richiedeva proprio questo coinvolgimento, soprattutto del pubblico femminile, no? Io sarei stata ben felice di ridere con te degli uomini e della difficoltà nel mollarli a un certo punto quando non ne puoi più. Invece sono rimasta tiepida anche io e questo mi è dispiaciuto. Tu secondo me dovessi andare molto a briglie sciolte e invece ti sei imbrigliata da sola. Enzo. D'accordo con la Selvi, cioè nel senso di selvaggio. Bello, la Selvi mi piace. D'accordo con la Selvi su quasi tutto. Appena è entrato ho detto, siccome a me piacciono le donne di genere, cioè, generose, no, ho detto va che bel genere di donna, poi sentendomi dare del rospo, del crotolo ho pensato anche al femminismo che io ai miei tempi ebbi modo di difendere in alcune parti, sì. Per cui dico che lei c'è, mi piace molto, ma il pezzo non c'entra niente. Ecco, grazie. Va bene, andiamo alla votazione, miei cari giudici, andiamo alla votazione. Vediamo un attimo se Diego sarà clemente. Siamo venuti, siamo in quattro, ci sarà un motivo. No, vabbè. Per parlare anche degli altri. No, c'è un rapporto tra me e te. Questo sì. Vabbè, tra l'altro il film con te, Diego, si potrebbe chiamare come il tuo cognome, Saccomen, che... Se invece di Man c'era Merd, poteva farlo lui il film. Potete risparmiare. Andiamo ai voti, eccoci qua. Paolo Ruffini 5, Enzo Iacchetti 5, Selvaggia Lucarelli 4.5. Diego Battantuono, purtroppo è un colpo al cuore per te questa sera, 4.5. Ah, no, però che delusione. Devo ridire, non fare così, sempre Paola. La stessa cosa. No. Non è il cuore il colpo. Fidati. Ok, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Totale 19. Forse ce la farai. Forse ce la farai. Grazie. Non ti preoccupare. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. No. Diego, io lo conosco. Posso ancora sperare. C'è ancora speranza. Paola, non arrenderti. Tu continui a vestirti da matriosca. Sì, alla grande. Paola! Andiamo ai prossimi concorrenti. Loro si chiamano iPuff. Questa è la storia di Antonio e Cleopatra ai giorni nostri. Ciao Cleopatra, per gli amici Cleo, tu sei romano, portami al Colosseo. Marcantonio, d'origine romana. Oh mia regina, carezza mesteguana. Te lo dico da amica, più che iguana, questa è una formica. Ne scaturì una passionale e profonda storia d'amore tra i due fino a quando Antonio, uomo passionale e virile, ricevette una chiamata. Mi chiamo Virgola, sono un gattino. Pronto? Pronto Antonio, ti hanno preso la Sicilia e la Sardegna. No! Tua moglie è morta, no! Tua figlia è incinta, no! Però ti devi sposare con Ottavia e voglio dire anche una bella biga, eh? Ottavia? Sì. E Cleo esco a comprare le sigarette. Quali sigarette? Le Camel. Una volta tornato a Roma Antonio si fidanza con Ottavia. Si coprano la serpente. Pronto? Pronto, senti, io sono Ottavia, tu la devi smettere di cercare.
cercare Antonio su Tutankhamon. Senti, Gioia, vedi che lui... Attenzione, attenzione. Siete stati cliccati per ben due volte. Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Hanno cliccato, espresso il loro giudizio, pare zero. Selvaggio Lucarelli, Enzo Iacchetti. La parola adesso va a Paolo Ruffini, che dovrà decidere. Li vuoi salvare o no, Paolo? Sì, sì, io li voglio salvare. Quindi decido io. Decidi tu. Magari è tornato un'altra volta. Quindi non li salvi? No, no. Mi dispiace. Grazie. Mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace, però. Va bene. Ciao, sei qui. Allora, Vito Caccadella, adesso tocca a te. In realtà Vito Caccadella è il nome del personaggio, perché la persona che c'è sotto questo vestito è un ex tronista di Uomini e Donne. Tu hai fatto Uomini e Donne? Sì. Cioè, tu quindi hai già fatto una trasmissione comica. Andiamo dal prossimo, Daniel Inglese. Ladies and gentlemen, Vito Caccadella. Scusate, un momento, un fastidio. Un fastidio, sto come l'ha regalato mia moglie, un fastidio. Poi mi si ingastra pure. Un fastidio. Beh, questo. Mi ho chiesto, ma perché retinata, amore? Amore, ti sei un ballerino? È fessio. No, amore, è la festa di mamma. Ma, vabbè, mi chiamo Vito Caccadella. Ballerino professionistico, cubistico, nonché maestrico di ballo. Sono nata a Chicago ed evacuato a Canosa di Puglia. Allora, mia moglie è una donna bellissima. Insomma, c'è un incrocio tra Masha e l'orso. Al viso di Masha è tutto il resto di corpo di orso. Una schifezza. Però l'ho incontrata ballando in una sala da ballo. Mi sono avvicinata a modo John Travolta. In Stain Lane, preso la mano, fatto girare 2000 volte, partita la mano, non l'abbiamo più trovata. Mi chiamo dopo 3 mesi, la NASA mi dice, l'abbiamo incontrato sullo spazio. E che faceva? Perché? Attenzione, attenzione. Daniel, attenzione! Me scivoletto. Hanno cliccato Diego Abbattantuono e Selvaggio Lucarelli, hanno espresso il loro giudizio, lo sai, in questo caso è pari a zero. Adesso vediamo se andrai alle votazioni. Parola a Paolo Ruffini. Cosa devo dire? Devi dire se vuoi salvarlo o meno. Sì. Vuoi salvarlo? Benissimo. Dai, Paolo. Benissimo. Ma sì, serio? No, Daniel, dai, va bene, no, se no, in effetti non ti salvo neanche io. Non ti ho trovato molto convinto, non ti ho trovato molto convinto. Io ti posso dire, sulla mimica sei molto bravo, ma tu fai qualcosa, arti marziali, cosa fai? No, io sono un ex ballerino. Facci vedere qualcosa, ballerino come? No, ballerino di salsa, latinoamericano. Fai un pezzo di salsa con Facchinetti. Fai un pezzo di salsa con Facchinetti, dai. Scusate, uno fa la salsa, l'altro porta gli spaghetti, meno mangia qualcosa. Invece è già passato troppo tempo. Dai, niente, dai. Purtroppo volevo ballare, ma arrivederci. Arrivederci, Daniel, grazie. Ciao, Daniel, bravo. È così, questa sera abbiamo avuto tanti comici molto bravi che hanno preso dei voti incredibili e abbiamo avuto tanti altri comici che purtroppo sono stati eliminati. Vediamo che cosa succederà al prossimo comico, al prossimo concorrente. Si chiama Tiziano Casole. Salve, ho detto basta, voglio una moglie, voglio una suocera, un cane da portare a fare la cacca, farla raccogliere alla suocera. E così ho assunto un life coach. Sapete, quella figura che dà gli insegnamenti per essere positivo e felice. Oh, funziona un casino. Al primo incontro mi ha detto che la mia anima è priva di essenza. Ovvio che è priva essenza. Mi ha detto socializza. E allora per farlo mi sono iscritto al corso di latino americano. L'altra sera ci hanno messo in coppia, arriva il maestro e mi fa baciata.
Magari. La ragazza scoppia a ridere. Che poi cosa c'era da ridere non l'ho mica capito io. Poi un due tre, abbiamo parlato, ci siamo conosciuti e alla fine mi ha chiesto di uscire. Al che ho smesso di ballare, ho messo il cappotto e sono andato via. L'altro giorno all'ospedale, per errore, sono entrato nella sala delle autopsie e mi trovo davanti una dottoressa bellissima con un bisturi in mano e nell'altra un organo sanguinante. E subito mi ronza in testa la voce di mia madre che da sempre mi fa: figliolo, la donna della tua vita ti aspetterà col cuore in mano. Cazzo, che schifo però, col cuore in mano. E comunque mia madre si sbagliava di brutto, perché la dottoressa incazzata nera col cuore me l'ha tirato dietro. Ieri sera però guidavo e ho preso coraggio, vedevo tutte quelle donne sul marciapiede. Sì, avete capito quali? Quelle che aspettano l'autobus. Ho preso coraggio, ne ho docchiata una, sono sceso dalla macchina, le sono andato accanto e ho aspettato l'autobus con lei. Mi guarda e mi fa: non lo prendo da un po'. Al che le dico: tranquilla, se vuoi ho una pasticca. Oh, bello cono, senza pasticca io per mangiare lo devo prendere. Oh, bella calma col mangiare, che col mal d'autobus non si scherza mica, Nel frattempo arriva un furgone, il tizio che guida le dà dei soldi, lei monta e vanno via. Ma che linea passa di qua? Oh. Tiziano! Ecco di qua Tiziano. Tiziano, lo voglio dire, fai una cosa incredibile perché fai il giullare in giro per l'Italia. Esatto. Mi hai detto che hai incontrato un sacco di volte Paolo Ruffini. No, ma era battuta? No, perché non lo so mai, è talmente esilarante. No. Che devo fare? Boh, non lo so. No, lui fa il giullare. Sì. Ma magari faccio giullare anch'io, certo. Ma il giullare è un grande lavoro. Io sono pro giullari. Insomma, è uno di quei mestieri, se fai il teatro di strada, esatto, c'è molto più teatro a volte per la strada che nei teatri. Per cui, grande, complimenti anche alla categoria. Magari riuscissi a fare il teatro di strada. Ma devo dire, prima di me, con le battute a Facchinetti le scrive il robot. Quello prima, ma per sapere così. Ha un problema questo pezzo, che tu perdi il personaggio, cioè parti molto bene e a un certo punto hai degli entusiasmi, dei guizzi, degli sprazzi di energia che non sono quel personaggio iniziale, per cui secondo me io lavorerei sul fatto del mantenimento di quel personaggio che invece funziona molto. Se posso dirlo, era voluto comunque. È voluto, ma quindi secondo me è sbagliato. Sì, no, per cioè carità, il fatto che sia intenzionale è anche peggio. Certo. Enzo, nella prima parte eri in un bel personaggio, dopo quando ti è venuta l'asma non è una cosa che fa ridere. La prostituta nemmeno, l'autobus e la battuta vecchia come Ruffini e quindi io ti do la sufficienza comunque. Diego, presidente di giuria, ma concludiamo. Il fatto di essere giullari, chiunque, detto da prima da Dario Foas, cioè chiunque fa il nostro mestiere è in qualche modo un giullare del suo tempo, quindi questo non è una connotazione particolare. Secondo me devi lavorare molto tenendo il personaggio, ma va costruita tanta roba. Andiamo al voto. Barba e tiri i capelli, sono determinanti, anche la giacca. Andiamo al voto, giudici, vediamo dove ti posizioni. Paolo Ruffini 6.5, Enzo Iacchetti 6, Selvaggio Lucarelli 5.5, Diego Battantuono, molto severo in questo caso, 4.5 per un totale di 22.5. Grazie. Arrivederci. Siamo nel backstage di Eccezionale Veramente, nel nostro angolo RDS, alla ricerca delle battute più belle della storia della comicità. Il nostro ospite oggi è Vito Cacatella. Salve a tutti. Sei di Memphis? No, sono di Canosa. È quasi la stessa cosa. Senti, ce l'hai una battuta magari in ambito musicale che sei perfetto? Certo. Eravamo un gruppo rock, eravamo sulla bocca di tutti. Ci chiamavamo gli Herpes. È bellissima, è tua? No, dei fichi d'India. Ecco, era troppo carina per te. No, ti ringrazio Vito, la prossima settimana saremo di nuovo qui alla ricerca delle battute più belle. Ce ne saranno di migliori, promesso.
allora giungo qua, dietro il presidente di giuria. Che è un piacere averti dietro. Anche per me, perché insomma tu sei una persona molto importante per un insieme di motivi, un sacco di talenti, soprattutto il talento di lanciare questa cosa che sta per avvenire. Cioè, come la lanci tu, non la lancia nessuno. Vabbè, allora diciamo che per noi che facciamo questo lavoro è determinanza. Gula. Pubblicità. Pubblicità. Quando la competizione si fa dura. Godi, godi. Quali sigarette? Le cappelle. Persino la giuria mostra il suo aspetto più severo. Se non si ride... va costruita tanta roba. Freddo per nulla empatico. Il ritmo mancava. Inutile fare il cabaret. Riusciranno i prossimi comici ad addolcirla? Intanto il quartetto c'era. Conserva ancora il primo posto, ma non è ancora finita. Che spettacolo, siamo ritornati qua, eccezionale veramente, un sacco di comici sono già saliti su questo palco, tanti sono andati bene, purtroppo tanti sono andati male, sono andati veramente male e sono stati eliminati, però Enzo ricordati che tu ne potrai salvare due. Andiamo da Chiara Trabolotti. Non lo chiamerei un comunissimo pranzo di lavoro. Cinecittà, ore 12, Cadillac blu, vecchio tipo. Vecchio tipo anche quello che era seduto dentro in doppio petto con pipa. Tu sei l'attrice? Sì, salve, sono io. No, non dà la mano, lui, no. Ma io dico, si può essere più ingenui di così? Cosa pensi che voglia da te quel produttore per invitarti a pranzo fuori? Ho professionalità, carattere e personalità. Vado. Ok, entro in auto. Essenza di vaniglia variegato in parfumo de toilette con retrogusto di tabacco. L'arcata sopraccigliare dell'autista mi scruta dallo specchietto retrovisore. In meno di 10 minuti arriviamo al ristorante. Chissà perché c'è scritto ristorante albergo? Scappa, inventa una scusa. Di che devi andare dal commercialista. Sì, ecco, a questo punto di che devi accompagnare il bambino sul fuoco e il latte da andare a prendere a scuola. Hai dato la perfetta impressione di quella che non sa gestire la situazione. E charme. Durante il pranzo vuole sapere di me tutto. Hai mai fatto scuola di cinema? Senti, ma tu, ma quale lingua mastichi meglio? Senti, ma che cosa sareste disposto a fare per entrare nel mondo dello spettacolo? Scappa, anzi, paga e vattene, fai vedere che sei superiore. Ma superiore di che cosa? Ma rimani noi, di che sei motivata. Ah, ma se dice motivata, vattene. Rimani. Vattene, rimani. Oh! No, è che io sono molto motivata, sa? Però sono anche superiore. Io apprezzo molto la sua volontà, però il fatto è che io non compro mai a scatola chiusa. Mi dispiace, Chiara. Va benissimo, grazie. Eccoti qua. Purtroppo la giuria ha cliccato, due giudici hanno cliccato, Selvaggio Lucarelli e Enzo Iacchetti, quindi la parola va al presidente di giuria, Diego Battantuono, che deve decidere adesso se salvarla o meno. Salvi o no, Chiara? Stai calmo. No, dicevo che potevo anche dire una parola in più, no, nel senso che lei fa un'operazione diversa, non è cabaret, è un virtuosismo, una performance fatta con un eccesso di zelo quasi, cioè ci sono tanti personaggi, forse troppi, mescolando tutto, ti vai a finire che ti incarti anche ogni tanto, può capitare. Però sicuramente c'è del talento, c'è la capacità di fare qualcosa di più. Io non la elimino, io la salvi. La salvo. Grazie. Allora andiamo da Paolo Ruffini, ricordo che se ti salverà anche Paolo Ruffini potrai andare alle votazioni, ovviamente prenderai solo i voti di Diego, certo, e Paolo, perché Enzo e Selvaggia hanno già espresso il loro voto, certo, che è pari a zero. Prego, Paolo. Buonasera, Chiara. Buonasera. Nella misura in cui non hai un testo che ti supporta, rischia di essere un esercizio di stile, semplice e un po' arido, questo è il problema.
Detto questo, non mi sento di condannare una persona perché non ha fatto ridere. È sbagliato il colpo, ma tu potresti far ridere. Quindi io sono in paranoia perché non so, io non... La salvi o no? La salvo, la voglio valutare. Perfetto, allora andiamo a vedere i voti. Selvaggio Lucarelli ha dato 0, Enzo Iacchetti lo sappiamo ha dato 0, Diego Battantuono 7, Paolo Ruffini 6.5 per un totale di 13.5. Grazie. Beh, mi va in classifica, ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao, Chiara. Quando ho visto quel rosso dietro ho detto ok, sono nel posto sbagliato? Ho fatto la figuraccia? No, poi i commenti della giuria insomma mi hanno risollevata e devo dire, cioè, sono stata proprio contenta. Andiamo avanti con i nostri concorrenti sul palco, adesso arriverà Mattia Rellini. Buonasera, in questi tempi a di buonasera in ottimismo, il lavoro, lo stipendio di qui è un problemaccio per tutti. Allora un po' di sere fa ho detto, torno a casa, c'è la TV che mi consolerà un pochetto. Ho acceso, allora, omicidi, rapina a mano armata e scandali politici. Quando ho spento ho detto, devo all'ucciardone 10 minuti, ho detto, ci vado anch'io perché c'è tutta sta concentrazione di queste cose che piace dalla gente. Allora, io sono qua, vengo da Perugia, dall'Umbria. Noi abbiamo sta manifestazione comica, jazz, che vengono giù tanti artisti internazionali, tra cui Lady Gaga soprattutto, che ho incontrato in un vicolo un giorno. C'è una somiglianza strana con Enzo Paolo Turchi. Allora, ho detto, sei tu Lady? No, ho detto, sono io. Ho detto, dammi l'autografo, giusto anche se preferivo Enzo Paolo Turchi. Oh, troia. Scusate. Ah. Mi sono fermato un attimo, scusate, c'ho un po' di emozione. Allora, io oggi vi invito a venire in Umbria, purtroppo vedete bene che l'emozione giustamente mi ha giocato male. Figuraccio. Attenzione, mi dispiace anche la tua esibizione è stata stoppata. Non hanno cliccato in due, ma in tre contemporaneamente. Infatti sei l'unico che non hai cliccato, Diego. Non ho cliccato perché ho visto che era in difficoltà da solo. Cioè, non era un click sul... Io ho cliccato prima che lui si fermasse. Lui era andato proprio in merda subito. È entrato e si è perso. Se posso dirti una cosa, ora vabbè, il pezzo è andato male, però non sei uscito male, nel senso che il pezzo ovviamente non funziona, non sei quindi non hai fatto ridere, non è andato bene. Però sei una persona carina, grazie di essere venuto e non ti preoccupare, non andare via incazzato. Allora, no! Vai via sereno. Non hai fatto una figura di merda, è andata male, è andata così. Grazie mille. Arrivederci. Tocca a voi, voi siete due preti davanti a una giuria, siete venuti per prendere i voti. Non è che mi scomunicate per questa minchiata. Uno è che devo fare sto ruolo, io volevo fare una ciacosa. Pillata e Perone! Buonasera a tutti. Buonasera, siamo qui per esaminare questo parroco un po' strano di cui mi hanno parlato, questo Don Elio. Sempre gliel'ho dato. Cos'è? Sempre gliel'ho dato. Chi è? Cos'è? E sempre ce l'è preso. Ma cosa dice? E quando non glielo do? Chiama. Ma che cosa? Il battezzo, Don Elio. Allora, Verone. Il battezzo, per favore, Don Elio, per favore. Allora, intanto, lei di che parrocchia è parroco? Io sono parrocchia della parrocchia di San Bapocchione Martire, martirizzato e poi masterizzato. Di tutti gli angeli e Madonne in colonna, che almeno la Madonna su sette piangesse lacrime di sangue. Che io tengo già i cazzi miei. Questo è il nome della parrocchia. Sì, inizia dal rosone, finisce i cazzi miei, ce l'ho verso il batocco. Allora, per cortesia. Avanti. Mi faccia capire, allora, in questa parrocchia organizzate dei pellegrinaggi? Come no, guardi, sono stato qua. Ho portato adesso un ricordo qua, Meja Catweriway. C'è scritto qua. Meja Catweriway. C'è scritto qua. Guarda. Meggiugori.
Ah, ecco perché la Madonna appare poco. Perché, scusa? È perché mi immagino Gesù, mamma, dove appari? Apparo a me, vado all'Urd, vado all'Urd. Allora, per cortesia, dottrina, parliamo di dottrina. I comandamenti. I sette comandamenti, avanti, no, forza, aspetta, forza. Quelli sono i nani, quelli sono i sette nani, i comandamenti sono 10. Veramente? Li ho lasciati che erano 3 o 4. E che sono cocker, scusi. Guarda la scienza come va avanti. Allora, per favore. Incredibile. Settimo, non rubare. Ma? No. No, il comandamento è settimo, non rubare. Lascia stare, il comandamento settimo, non rubare, asterisco, ma. Ma cosa? Ma se non ti vedono, vaffanculo, metti ma che tasca, metti allora, per cortesia, per cortesia. Ma che te ne forte. Un comandamento serio, importante, non desiderare la donna d'altri. Risponde una porta aperta, perché io non l'ho mai desiderato, un uomo di dottor, figuriamo, io una volta che ci ho dato un'inchianata, ma vai dove dice? Vuoi, ma vai da tuo marito, vai dal tuo lì? Compagno, ma vai dove vuoi. Ma non... scusi, ma che inchianata? Perone, io sono sposato col signore. Ma che inchianata, ma cos'è sti inchianata? Ma sono stato in America io a prendere il patentino per inchianare, ma dove? A Inchianapolis, ma allora, no, lo voglio dire a tutti. Guardi che io sono qui proprio per questo. Lei, con questi doppi sensi da avant spettacolo, sappia che in curia se la sono presa. E chi se ne fotte se la sono presa in curia? La vita che ce la pigliamo in curia, questo se la piglia in curia dal mattino alla ma sera. Ma chi? Eppure ride. Ma cosa ride? Dice? Ride, ma non... sa perché? No. Sa perché? C'è un detto latino. Un detto latino? C'è un detto latino che dice, non ti preoccupare che tra un poco ti piace. Ma che latino è latino? Allora, per cortesia, una cosa di fede, una. E facciamola. Uno sconosciuto la incontra per strada. A me. Le tira una sberla in faccia, senza motivo, uno schiaffone. Sì. Lei apre il Vangelo e gli dice, porgi lui, suo padre, sua madre, quella grandissima... No! Di sua... No, no, è che allora, mi faccio prendere la schiaffa. No, ma Perone, qua. Ma stiamo scherzando, ma non arriva così mi dà uno schiaffo. Ma no, ma se lo figli, lei lo schiaffa. Dilata il Perone! Grazie. Allora, ho visto Paolo che rideva, Enzo che rideva come un matto, Selvaggia che... che rideva meno. Allora. Un po' così. È apprezzabile sicuramente la sfida e il coraggio nel fare uno sketch anche piuttosto spinto a livello di battute su un argomento delicato come la Chiesa, insomma, la religione. Sei una bella zanda, a me, no, ma era quello che volevo dire, a me questo catechismo un po' pecoreccio, devo dire la verità, non piace. Per cui apprezzo il tentativo, ma non mi piace come è stato realizzato. Sarà anche perché forse sono stata 9 anni dalle suore e evidentemente su certi temi ancora ho quella resistenza, però gnam cosa? lo so che c'è quel torbido dietro questa dichiarazione. Ecco, per cui sono un po' combattuta. Enzo, tocca a me. Allora, tu hai riso a crepapelle. Io a crepapelle, perché io quando vedo, adesso li ho immaginati religiosi davvero. E mi figuro sempre due veri religiosi che parlano così, in modo naturale, e fanno molto ridere perché creano un contrasto straordinario. È logico che... io se sento un vescovo che dice... che scivola e dice una cosa, dice mi piace, cioè, mi piace perché lo mette al nostro pari. Bene. Allora io gli ho dato anche un bel voto. Bel voto, Diego. Ci sono dei temi, quelli che non si trattano mai in televisione, non si può dire. Io trovo che invece si possa dire tutto, se la cosa non è volgare. Non sarà facile portarlo in televisione, poi magari qualcuno ti dirà, ma questa però non possiamo dirla. Qui alla 7, che si, grazie al grande Cairo, si può dire tutto e noi abbiamo la possibilità anche di... Prego Paolo. Io sono convinto, soprattutto su Mauro, senza levare naturalmente niente al signor Perrone, che è talmente, lo conosco, me lo posso permettere, è talmente scemo
che non ci può mettere la mala fede. Non ci può mettere la mala fede. Quella battuta su di me. È per questo che non è volgare, secondo me, perché non è mai cattivo. Noi siamo in un paese dove accettiamo tranquillamente che ci siano dei preti che sgamano omicidi, credo che sia plausibile che ci siano anche dei preti che facciano ridere. L'hanno fatto con grande divertimento, io sono stato bene e vi ringrazio. Oh yes! Andiamo ai nostri voti, mia cara giuria. Diego Battantuono, voto 6, Paolo Ruffini 8.5, Enzo Iacchetti 7, Selvaggia Lucarelli, in questo caso è lei, Severa, 4.5, per un totale di 26. 26. Grazie. Prego. Prego. Grazie. Prego, 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 prego. Cambiamoci un segno di pace. Assolutamente. Cioè, il numero della sorella no, solo il segno di pace. Vabbè. Sì, perché la sorella col Cairo. Che viene. Va bene, ok, bravi, 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 bravi. Grazie. Ma soprattutto, Selvaggia Lucarelli, lo sa che io sono stato 20 anni nei Boy Scout? No. E quindi le posso ribadire che si ride molto di più di quanto si ridesse dalle sue suore, ma io sono stato 8 anni dei Salesiani. E 6 anni in galera lui, tra l'altro, per cui per dire che curriculum. Vuole vederlo? No! Ararira. E guardate qua, come nelle cose fatte molto bene, questo programma è fatto molto bene, c'è un fil rouge che lega tutto. Prima il nostro Diego Battantuono ha parlato del nostro capo supremo, Cairo, e adesso è arrivato il momento di Stefano Cairone. Io sono un tipo abbastanza tranquillo, dai, diciamocelo, però c'è una cosa che mi fa incazzare. Ed è quando la gente ti fa quelle domande stupide, ma talmente stupide che a confronto Tina di Uomini e Donne sembrerebbe, che ne so, Rita Levi Montalcini. Non lo so, quanti di voi è capitato di avere delle persone a cena? Perché a un certo punto c'è sempre qualcuno che si alza e ti dice, scusa, un bagno c'è? No, a casa mia un bagno. No, noi la pipì la facciamo là, nel tronchetto della felicità, sì. E non ti dico come la concimiamo. Sì, perché sono domande stupide. Oppure quando alle 9:30 di sera tu stai per chiudere il tuo negozio, hai la sera cinesca già a metà, perché c'è sempre qualcuno che arriva, ti bussa, abbassa la testa e ti dice, scusa, state chiudendo? No, no. È solo che questa è la fascia oraria che facciamo entrare i nani, poi dopo i campioni di limbo, quindi se non sei uno o l'altro magari torni domani. Perché ste domande? Ma perché? Che poi si ci mettono pure i tuoi amici. Abbiamo tutti l'amico quello fantastico, no? Quello col pettorale, gli addominali scolpiti. Quello che arriva e ti dice... La pancetta, si vede che non fai più sport. Oh, io da 2 anni che vado in piscina. Tu? Nuoti? No. Piscina? No. Pesco. Mi metto sul trampolino, l'altro giorno ho tirato su con la rete uno che nuotava a delfino, poi il bagnino mi ha rimproverato, l'ho dovuto rilasciare. Ma dico, sono domande inutili come la colonna sonora di un film porno. Dico, risparmiatevele. Dico, che, oh, l'altro giorno mi è capitato, mi trovavo in aperta campagna a 20 km dal centro abitato più vicino. Mi si ferma la macchina, scendo, apro il cofano, un fumo che non vi dico. Per fortuna passa uno. Questo abbassa il finestrino. Qualche problema? Bisogno d'aiuto? No. No, no, è solo che oggi è il mio compleanno, ho appena spento le candeline. Lo vedi che c'è ancora il fumo? Ma dico, non è... Vabbè, poi dico, è fantastico, ieri mi è capitato, arrivo a Milano... Scendo, dico, conosco dei ragazzi, ehi, ciao, di dove sei? Dico, sono siciliano, bella la Sicilia. Di dove? Di Agrigento, bella Agrigento. Ma Agrigento? No, sono di Milano, però quando vengo su mi piace dire che sono di Agrigento, così mi emarginano un po', mi pigliano per terrone. Sì, sono di Agrigento, sono di Agrigento. Ma la più classica, ragazzi, la più classica, quella che è capitata a tutti almeno una volta nella vita. Alle 4 del mattino ti svegli per andare in bagno. Tua moglie si sveglia e ti dice, Gio, dove stai andando? Alle 4 del mattino, in canottiera, con le mutande. Ma dove vuoi che stia andando? Alla riunione di condominio? Non lo vedi dove sto andando? A dare l'acqua al tronchetto alla felicità. Stefano Cairone! Sopra. Direttamente dalle poste al palco di Eccezionale Veramente. Ciao. Prego, Diego. Il problema è che è un repertorio inesauribile, questo è il vantaggio, perché è lo stesso meccanismo in tutte le battute. Tu hai preso una risata alla prima, una risata alla seconda, mezza alla terza, è andato
proprio perché la gente si aspettava. Paolo, noi stiamo cercando un comico in realtà da buttare in prima serata, una cosa che dici è una bomba. Tu sei in quel limbo dove non sei male, non sei nemmeno eccellente, sei quella cosa che a volte è peggio, è sì, non è niente di che, oppure non c'è male. Io spero che tu possa tornare, e perché insomma non è perché voglio sempre fare buonista, ti vorrei dare fiducia. Selvaggia. Ma tu, Stefano, sei venuto qui perché vuoi passare queste selezioni? No, no, non c'avevo niente da fare. Mia moglie mi chiede da una vita di portarla a Milano. Dico, vabbè, c'è una bella scusa, ti porto a Milano. Ok. Allora andiamo al momento di... Non vorrei che invece una battuta diventasse la realtà. No, non vorrei che mia moglie mi sentisse adesso. Questo è un altro meccanismo. Andiamo al momento del voto, miei cari giudici. Votate. Eccoli qua, i voti stanno arrivando. Paolo Ruffini 6.5, Enzo Iacchetti 5.5, Selvaggia Lucarelli ti ha dato voto 6, Diego Battantuono molto, molto, molto severo questa sera con te, 3.5. 3.5. Severissimo, lo sottolineiamo, severissimo. La totale 21.5. 21.5. Ciao. Tra poco sul palco d'eccezione veramente il più grande porno divo italiano, Rocco Siffredi. Ma come ti è venuto in mente di fare il comico? Ma sai, tra una pausa e l'altra dei film facevo il simpatico, dicevo che sono un gran cazzaro. Beh, questo non lo sapevamo, vabbè, dopo l'ho visto Rocco Siffredi, incredibile. Gli ultimi comici stanno per affrontare il palco e la giuria. Grande! E ci riserveranno altri colpi di scena. Chissà se qualcuno di loro riuscirà a scavalcare il quartetto Cera e raggiungere la vetta della classifica. State con noi! Eccoci qua, mancano veramente gli ultimi comici e poi sapremo i nomi dei 16 che passeranno. I primi 14 passano grazie alla classifica, gli altri due saranno ripescati grazie al nostro giudice aggiunto Enzo Iacchetti. Ma adesso, mio caro pubblico della 7, Urbano Moffa. Vai Urbano! Noi comici, la cosa che adoriamo di più quando finiscono gli spettacoli è quando arrivano queste bellissime signore eleganti con la loro falcata e soprattutto con la loro voce suadente che ci fanno sempre la stessa domanda. Scusate, ma da dove nasce l'ispirazione per queste gag? No, per queste battute, signore, no, per queste cagate che dite? Da dove basta guardarsi attorno al bar? C'è la donna italiana classica, quella con la borsetta così, il braccio così, che inizia a fare questo rituale. Amore! Amore! Okay. Amore, non farti vedere da nessuno. Prendi due bustine di zucchero e metti dentro la borsetta. Due bustine, metti dentro. E perché? La risposta è geniale, perché può sempre servire. Tutto quello che vedono, mettiti dentro, può sempre servire. Mi dico, a casa mia c'è un armadio grande a 4 stagioni con sopra scritto robe che possono sempre servire. Una sera sono tornato a casa, ho aperto l'armadio, ho trovato uno tutto nudo così. Cioè, e questo chi è? Il postino? Che ci fa? Può sempre servire. Ma la cosa è biblica, quando Mosè ha scolpito il tavolo dei 10 comandamenti, non uccidere, ha scritto per le donne, non desiderare la roba d'altri. Apri parentesi, anche se può sempre servire, chiusa parentesi. Ma questo si vede estate, al mare, in albergo, la prima cosa che si frega è l'asciugamano, quello bianco con sopra scritto Hotel Cocozza, durissimo che quando asciughi sei flagellato, quello che tu torni dalle vacanze dopo un anno continua ad asciugarti e dopo un anno scopri che non è manco l'asciugamano, e il tappetino della doccia, ma il sacro graal è la cuffietta della doccia. Che mi sono sempre chiesto, ma a che serve la cuffietta e la doccia? L'ho scoperto quella sera, sono tornato a casa, ho trovato in cucina di casa mia moglie con quelle vestagliette di pura viscosa che se si mette vicino al termosifone diventa Giovanna d'Arco. Con la cappa spenta, la porta chiusa, la finestra, la puzza, gli schizzi d'olio, in testa la cuffietta che friggeva il pesce. Ma guarda, hai visto a che cosa serve? Così non mi puzzano i capelli.
Ma il massimo è d'estate quando lei chiede. Amore. Oh! Amore, posso farmi un tattoo? Eh? Un tatuaggio, un tribale. E perché? Può sempre servire. Si fanno sti tatuaggi incredibili sull'osso sacro, tipo il gabbiano, simbolo della libertà, con lui all'aperto, così. Solo la ragazza si inquarta e i gabbiani mettono la quaglia a spiaggiare. Ma mia moglie, che mi fa, amore, voglio farmi il tattoo come quel di Angelina Jolie, che si fa tatuare sopra la spalla tutta intera la lettera d'amore scritta dal suo ex marito, Brad Pitt. Voglio qualcosa che hai scritto pure tu con il tuo cuore. Gli ho fatto fare un tatuaggio grande così. Gli ho fatto tatuare sopra la spalla tutto intero il contratto del mutuo della casa. 7.997 rate che la piglia la spalla alla sera e mi guarda e dice, vuoi fare l'amore? No, voglio vedere che rate siamo arrivati, può sempre servire. Grande, grande, grande. Facciamo un applauso a Rocco Siffredi. Selvaggia. Hai molta energia, sei bravo. Detto questo, tu comunque hai un lavoro nella vita. Sono un comico. Ah, sei un giro comico? In Italia. No, allora, secondo me comico non è soltanto essere nelle trasmissioni, come si può dire, diciamo di serie A. Comico c'è tutto un underground che vive di questo da tantissimi anni e quindi io sono uno di questi. Segui la tua passione, è bello, bello. Prego, prego. Mi sei piaciuto molto. Boh. Diego, presidente di giuria, chiudiamo. Io direi che l'argomento, al di là della tua capacità, che si capisce che c'hai mestiere, funziona, il pugliese a me mi fa ridere chiunque parli in pugliese. E poi anche l'argomento di questa roba qua, di quello che si ruba il gesso, è un argomento che può durare... Sì, però non è che puoi fondare la tua carriera sulle cose zanzate negli alberghi. Sì. Detto questo, bravo. Ok, andiamo a vedere se i voti rappresentano poi quello che i nostri giudici hanno detto. I voti stanno arrivando. Paolo Orfini ti ha dato voto 7. Enzo Iacchetti ti ha dato voto 7. Selvaggio Lucarelli voto 6. Presidente di giuria Diego Albatantuono voto 6 per un totale di 26. Complimenti, grazie. complimenti. Varrino e Cristina, voi siete venuti l'anno scorso, siete arrivati in finale, quest'anno siete tornati, oramai siete di casa, quindi a nome di tutta la produzione, potete chiudere voi. Ci pensate, finite il pezzo e chiudete, come se fosse casa vostra, vabbè, ci pensano Rino e Cristina. Andiamo avanti, ne mancano pochi, è arrivato il momento di Rino Ceronte e Cristina Amaru. Cento secondi sull'amore. Posto più scomodo dove hai fatto l'amore. Canoa. Cos'era più scomodo? La pagaia. L'intimo che le hai regalato. Ginocchiere. L'hai capita? Sulla canoa. Come acquisisci nuove amicizie? Bagno autogrill. Ah, una mia amica così ha conosciuto Ramon, ma è rimasta un po' delusa. Tu hai conosciuto qualcuno? Paola, ma mi ha deluso un bel po'. Perché ti ha deluso? Era brutta. Era Ramon. Altre delusioni della vita. Avercene una in periodi magra come questa. L'anticoncezionale più usato nel periodo estivo. La spirale. Concilia il sonno. Il sonno è un ottimo anticoncezionale, il migliore. Se lei è amante degli animali, cosa usi? Lo schiacciamosche umanitario, col buchino, che una possibilità, una la mosca di scappare, glielo devi lasciare. Ricordi l'ultima volta che lo hai fatto? Sì. Le prime parole che hai pronunciato dopo l'amore. Quant'è? Era una prostituta. Escort di lusso. E com'è andata a finire? La sto pagando a rate. Ti è capitato di farlo in viaggio? In Russia. Hai usato profilattici profumati? Sì. Quale fragranza? Salmone affumicato.
Con chi hai amoreggiato? Una moscovita grassa. Come si chiamava? Galina. Che intimo indossava la sera dell'incontro? Mutanda in tigre siberiano fuori e cotone dentro. E tu? Mutanda in cotone fuori con la tigre dentro. Cosa dicevi durante l'amore? Galina, galina! E lei come si esprimeva? Da! Tu parlavi russo? No! E allora cosa hai detto al culmine del piacere? Wonderful! The pen is on the table, galina! E com'è andata a finire? La sto pagando a rate! Grandi! Yes! Vieni qua, dali a me, ciao. Allora, la giuria l'ho vista contenta e felice, a partire dal nostro giudice aggiunto, ovvero Enzo Iacchetti. Enzo, ridevi. Sì, mi sono squarciato dalle risate, però ho riso perché alcune cose erano carine. Da lì a dire che mi... Cioè, lo schema non è originale, si sa. Prego, Diego. Lo schema è originale perché lui lo fa da tanto tempo e quindi è originale, abbastanza suo. E devo dire che io lo conosco da tempo e mi fa sempre ridere. E quindi questa volta non riesco a giudicarti assolutamente solo per questa performance, perché mi ricordo anche il passato e perché sono un tuo fan, quindi insomma io sono sempre positivo con lui, con loro. Selvaggia. Allora Umberto, io sono molto franca, tu mi sei piaciuto tantissimo lo scorso anno, mi hai divertito tantissimo, eri in assoluto uno dei miei preferiti e stasera ti ho trovato un po' appannato, non mi hai divertito come lo scorso anno, so di cosa sei capace, quindi... Per favore, visto che stasera credo passerai, date una mossa perché devi comunque raggiungere il livello almeno dello scorso anno. Per cui rimettiamo un po' a mano ai testi e fai quello che sai fare. Andiamo al voto, giudici. Paolo Ruffini 7.5, Enzo Iacchetti 6, Selvaggio Lucarelli 6, Diego Battantuono 6.5, il voto di Diego per un totale di 26, complimenti, vada Rinoceronte, arrivederci. Vediamo chi sarà il prossimo, si chiama Mirko Masucci. Una farfalla di primavera mi si è posata là, forse mi parla, sbatte le ali, che cosa mi dirà? Dirà. Porta fortuna in amore se vuoi, lo vuoi, se vuoi, lo vuoi, se vuoi. Fa che il mio amore domani ritorni da te. Tutti insieme, la la, ma perché tu non ci stai, la la. Quante storie che mi fai, la la, solo sempre tu me la dai. Allora, benvenuto Mirko. Grazie.
Appena hai finito Lalla, proprio nel momento in cui Lalla è andata via volando come una farfalla, due giudici hanno cliccato, proprio in quel momento lì. Hanno cliccato Paolo Ruffini e Enzo Iacchetti. Quindi ha smesso per quello? Andava avanti no, il pezzo? No, ha smesso esattamente nel momento in cui i due giudici... Ma sarebbe finito comunque il brano? Sì. Lalla era andata. Quindi il brano si chiudeva con Lalla. Perché vuoi un secondo tempo... No, volevo capire se magari era l'antefatto, si aveva ancora un minuto a un evento. No, era... Era così. Era solo Lalla. Certo. Okay. Cioè... Com'è invece il pezzo quello che puoi è bello fare con anche la coreografia? Qua, che è un'altra cosa. Oppure Lalla. Può arrivare anche a Succa. Sì. E lì è già un virtuosismo. No, e lì è il disco dopo, il secondo disco. Comunque rimaniamo sulle nostre, miei cari giudici. Diego e Selvaggia, voi non avete cliccato, la parola va al presidente di giuria, Diego. Ma io, guarda, lo vuoi salvare o no? No, essendo una signora, preferisco che parlino fra loro. Io mi chiamo fuori, lascio la mano. Ma lo salvi quindi, lo salvi? Lo salvi? Lo salvi? Sì, lo salvo. Ok, perfetto. Allora, Selvaggia, Lucarelli, salvi Lalla con le Spice Girl. Eccole qua. Sono i tuoi miti le Spice Girls. Sì, da sempre. Selvaggia, lo salviamo o meno? Non lo condanniamo. Lalla, a casa te ne vai, Lalla. Quindi non lo salvi. Ragazzi, come si fa? Mi dispiace, Selvaggia, clicca, sei mi dispiace. Tenevo la battuta pronta se Selvaggia diceva sì. Che era? Selvaggia, ma perché non me la tagli? Ma riferito a cosa? Cioè, sì. Scusa, se ha detto no, non la vuoi più. Ma di cosa state parlando? Perché... Ragazzi, allora avevo capito niente. Arrivederci. Arrivederci. Porta in alto la mano. Certe volte è meglio un no che un sì, magari ti stimola di più per andare avanti. Tutto qua. Non temer di aprir la bocca. Ma io non apro la bocca, parlo con la pancia, sono un ventriloquo. Non temer di aprir la bocca. Basta? Scusate, ogni tanto si incanta. Siamo all'ultimo concorrente, Giorgio Zanetti. Mi sono sempre chiesto, ma quando è che un ragazzo diventa un uomo? Eh? Non l'ho mai capito. Ma quello che ho capito è che ai ragazzi piace pensare di essere uomini. Poi però agli uomini piace pensare di essere ragazzi. I ragazzi appendono alle pareti poster di ragazze. Gli uomini appendono alle pareti medaglie vinte ai giochi della gioventù. I ragazzi vanno in palestra per aumentare la loro massa corporea. Gli uomini vanno in palestra per diminuire la loro massa corporea. I ragazzi passano il fine settimana sulle loro motociclette. Gli uomini passano il fine settimana sul loro tagliaerba. Dai! I ragazzi ogni sabato sera ci provano con una diversa, ma non sempre ci riescono. Gli uomini ogni sabato sera ci provano con la stessa, ma non sempre ci riescono. I ragazzi quando parlano dicono sempre la parte iniziale della parola. Ehi, c'è la Simo! Ciao Simo! Devo telefonare, mi presti il cellu? Ragazzi, alle 8 in piazza per un'ape! Gli uomini quando parlano dicono sempre la parte finale della parola. Puttana. Culo. Coglioni. I ragazzi sono capaci di bere birra e perdere i sensi alle 11 di sera. Gli uomini sono capaci di bere tisane e perdere i sensi alle 9 di sera. Puttana.
I ragazzi quando tornano la sera guardano quello che c'è in frigorifero e vanno a letto. Gli uomini quando tornano la sera guardano quello che c'è nel letto e vanno al frigorifero. Ma nonostante questo, ai ragazzi piace pensare d'essere uomini e agli uomini piace pensare d'essere ragazzi. Grazie. Giorgio Zanetti! Allora, io ti seguivo molto attentamente e seguivo molto attentamente anche Selvaggia Lucarelli, sì, perché secondo me tu hai toccato degli argomenti dove Selvaggia dice mi piace, non mi piace. Selvaggia. No, guarda, Giorgio, non mi hai entusiasmata, però ti ho trovato ironico, non comico, ironico e delicato, per cui mi sei piaciuto. Bravo. Enzo, sono quarto giudice. Sei stato molto delicato, molto bei tempi, promosso. Sì, sì. Diego. Funzionava, è una bella idea, ben fatta. È originale, che può addirittura avere anche uno sviluppo, adesso non so di che tipo. Sei stato bravo, bravo. Grazie. Ok, vediamo i voti che prenderà questo Trator. Questo Zanetti, Enzo Iacchetti 6, Selvaggio Lucarelli 6.5, Diego Abbattantuono 6.5. Aspettiamo il voto di Paolo Ruffini, abbiamo fatto bene ad aspettarlo perché è un 8. 8, totale 27. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Oh yes. Allora io direi adesso di fare l'applauso più forte della serata a tutti i comici che si sono esibiti su questo palco. Un applauso molto forte perché hanno cercato di regalarci un po' di leggerezza. Qualcuno ce l'ha fatto, ce l'ha fatta, qualcuno no. Tra poco sapremo i nomi dei 16 che andranno alla prossima fase. Ve l'ho detto, 14 saranno frutto della nostra classifica, sono i primi 14. E invece 2 saranno ripescati dal nostro quarto giudice, ovvero Enzo Iacchetti. Adesso tanti si chiedono che cos'è eccezionale veramente. Cosa vuol dire essere eccezionale veramente nel mondo della comicità? Io ho una risposta... ce l'ho, anzi, ve la faccio vedere. Roberto Lipari! Wow! Allora, facci vedere cosa vuol dire essere eccezionale veramente. Grazie, Fra, grazie. Sempre bello esibirsi a questo punto della trasmissione, che non si avverte per niente la pesantezza. C'è gente che mi guarda e dice, sto stronzo, deve fare un monologo. Cioè, però vabbè, no, no, in realtà volevo parlare di un argomento che fa parte di Eccezione Veramente, inevitabilmente, sono i nomi d'arte. Cioè, in queste puntate di Eccezione ho visto tantissimi comici con tantissimi nomi d'arte diversi. Ed è una caratteristica di questo mestiere. Qui studio, chi è presente non ha mai preso un nome d'arte. Enzo Iacchetti, sempre Selvaggia, Diego, Paolino, sono chiamati sempre così, tranne Francesco Facchinetti, che si chiamava DJ Francesco. Minchia fantasia, cioè sfogati la prossima volta, cioè mettici Franky, non lo so, inventati, peggio di lui c'è solo Paolo Meneguzzi, perché forse non lo sapete, Paolo Meneguzzi è il nome d'arte dell'originale nome di battesimo, Pablo Meneguzzo, cioè compà, sfogati, cioè sbizzarrisci, ti mettici un po' di, però nomi d'arte io non lo prenderei mai perché mi piace il fatto che i nomi italiani hanno un'origine, un'etimologia latina che gli dà fascino, cioè per dire Francesco, Diego vuol dire didaco, cioè colui che insegna, infatti sei lì come maestro, Francesco viene da Franco, sincero, che bello. Paolo Ruffini addirittura c'è un'etimologia sia del nome che del cognome, vedi, Paolo che significa piccolo e Rufus che significa rosso, piccolo e rosso. Io non so a cosa che si riferisce, però se fossi in te, se posso darti un consiglio, Paolino, mettici una pomata, no, cioè fatti controllare, non puoi andare avanti così, aiutate Paolo Rucco. Ora, per dire, prendiamo una frase qualunque, per esempio questa qui, la Repubblica si arricchisce con la politica, una frase che sta a dire che tutti quanti ci dobbiamo impegnare affinché funzioni la democrazia, ma se noi andiamo a vedere l'etimologia della parola Repubblica sono due parole latine, res e pubblica, res che vuol dire cosa e pubblica vuol dire che appartiene a tutti, quindi che è una cosa è nostra, quindi la frase diventa cosa nostra si arricchisce con la...
No, mi è sfuggito di mano la... No. Cambiamo argomento, chi è che cambia pure il nome? I calciatori per esempio vengono a giocare in Italia ma non hanno il nome originale, per dire Ronaldo, non è che si chiama Ronaldo, cioè il nome, cioè, questi brasiliani tipo Luiz Nazario de Lima do Nascimento de Spinoza, detto Ronaldo, che manco c'è nei nomi prima, cioè come se tu ti chiami Vitangelo, Saverio, Francesco, Maria, per gli amici Giuseppe, ma chi c'è? Cioè, così, intanto per me... Poi con i nomi d'arte si è rovinato nomi cose e città, perché era bello, perché con la F che c'era Francesco, Filippo, ora scrivono Fedez, cioè è cambiato. L'unica cosa che non cambierà mai su nomi cose e città è che se vi dico una città con la D, tutti quanti direte Domodossola. Ecco, se io fossi in quelli di Domodossola cercherei di cambiarmi il nome, cioè ce la ricordiamo solo per il suo fatto della D. Cioè non è, per me non manco so dov'è, per me non esiste, è tipo Narnia, non so se... Cioè fate copiate le idee delle altre città, che adesso fate come Roma. Roma hanno fatto Mafia Capitale, la truffa al comune, ci ricordiamo non solo per i romani, pure per... Che adesso fate come Nola, che non hanno messo i lettini negli ospedali, ci ricordiamo. Promettete un ponte, fate Domodossola Messina, tanto non è che lo dovete fare, dovete solo promettere, a me la vita mi pigliano per il culo. Cioè tranquilli, inventatevi, anche a livello sportivo, c'è una squadra di calcio in Domodossola che gioca in Serie D, Did Domodossola, è una condanna. Il nome d'arte serve anche per riabilitare quello che sia, per esempio i politici, anche se non sono onorevoli, si fanno chiamare onorevoli. Erdogan è un dittatore, anche se non è presidente, si fa chiamare presidente. Berlusconi non governava, si faceva chiamare Renzi. Renzi non governa, si fa chiamare Gentiloni. Cioè, vedi, funziona sempre allo stesso modo. Però forse il nome d'arte ce lo diamo a volte per ricominciare, perché la vita non ci piace, quindi il nome d'arte è come se nasci una seconda volta. Perché dobbiamo accettare che forse questa vita è solo un passaggio per un mondo migliore, un mondo con i lettini negli ospedali, un mondo in cui non ci sono truffe al comune, un mondo in cui se promettono una costruzione poi la fanno. Forse questa vita è solo un passaggio per arrivare a Domodossola. Grazie. Roberto Lipari! Io me ne vado, voi rimanete davanti. E tra poco sapremo i nomi di chi passerà. A tra poco, eccezionale veramente. Studio di eccezionale veramente, i nostri comici sono tutti esibiti su questo palco e i giudici hanno fatto il loro mestiere. Facciamo un grande applauso a Enzo Iacchetti, Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini, il presidente di giuria Diego Abbattantuono. Io sono per te. Tra poco sapremo i nomi dei 14 che sicuramente passeranno. Subito dopo chiederemo al nostro quarto giudice aggiunto di dirci i nomi dei due ripescati e dopo vi faremo rigodere i momenti più belli di questa puntata. Quindi rimanete lì perché stanno succedendo cose incredibili. Partiamo subito con la classifica. Adesso dirò una vera e propria classifica partendo dalla posizione numero uno, ovvero il comico che ha preso più voti dalla nostra giuria. Al primo posto va alla fase successiva con 33 punti Quartetto Cera, perché 3 è il numero perfetto. Se la concorrenza è questa, il posto è già mio. Se lo dice lei. Ah, direttore, buongiorno. Buongiorno. Le apro subito l'ufficio. Grazie. Prego. Bene, quindi lei è qui per? Sbaglio. Grazie, il prossimo. Al secondo posto con 31 punti, Gianni Bellino, un nome ma non un destino. A scuola non sono tanto brava, mi piace andare ma mi hanno già con l'esilio rimandata in pongo. Al terzo posto con 30 punti, Dante Cigarini e il robot bonsai, il mio amico. Scusa Diego, perché si è confuso, perché lui è alto come Maradona. Invece tu e lui siete proprio diversi, completamente diversi. Siano diversi? Certo che siete diversi, guarda. Uno sembra un barile, l'altro... L'altro sono io. Al quarto posto, con 27 punti, Giorgio Zanetti. Questo è un ragazzo che si farà, io lo so. I ragazzi ogni sabato sera ci provano con una diversa, ma non sempre ci riescono. Gli uomini ogni sabato sera ci provano con la stessa, ma non sempre ci riescono. Al quinto posto con 26.5 punti, Maurizio Bronzini, uno che te le canta e te le suona. Questa mattina
da sorpassato. Perfino un ciao, fino un ciao, fino un ciao, 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 questa mattina sullo sterrato ti ha passato anche un trattor. Al sesto posto, attenzione, attenzione, ex aequo, con 26 punti, Mauro Villata e Giampiero Perone, scherzi da prete. Settimo, non rubare, asterisco, ma. Ma cosa? Ma se non ti vedono, vaffanculo, metti. Ma che di... Allora, per cortesia. Urbano Moffa, una risata può sempre servire. Amore. Oh! Amore, posso farmi un tattoo, eh? Un tatuaggio, un tribale. E perché? Può sempre servire. E rinoceronte con Cristina Amaru. Battuta e risposta. Posto più scomodo dove hai fatto l'amore? Canoa. Cos'era più scomodo? La pagaia. Al nono posto, ancora ex aequo con 24.5 punti, Tiziana Martilotti, per rallegrare i poveri di spirito. Io povera ci sono diventata da sola, debito dopo debito, con le mie forze. No come i miei genitori che sono stati aiutati dall'Agenzia delle Entrate. E Checco Emi, la coppia dei record. Effettivamente, sì. Quanto le manca per entrare nel Guinness dei primati? 4 secondi per entrare nel Guinness dei primati, come l'uomo che non si sa parlare. E di notte sulle grondaie? Cosa? All'undicesimo posto, con 22.5 punti, Tiziano Casole. Un mondo difficile, felicità a momenti, futuro incerto. E così ho assunto un life coach. Sapete, quella figura che dà gli insegnamenti per essere positivo e felice. Oh, funziona un casino. Al dodicesimo posto, con 21.5 punti, Stefano Cairone. A Catania il riso non è solo negli arancini. Quando alle 9:30 di sera tu stai per chiudere il tuo negozio, hai la sera cinesca già a metà, perché c'è sempre qualcuno che arriva, ti bussa, abbassa la testa e ti dice: scusa, state chiudendo? No. È solo che questa è la fascia rara che facciamo entrare i nani, poi dopo i campioni di limbo, quindi se non sei uno o l'altro magari torni domani. Gli ultimi, al tredicesimo posto, ex aequo, con 19 punti, Daniele Contù e il suo bambino interiore. Mamma, tua fidanzata è fatta di Lego. Fatta di Lego? Le costruzioni di plastica. Perché? Perché tu le dici, vieni che ti nuoto. No, Gigi, no! E Paola Saccoman! Donne che amano gli uomini. Per lui? Ma tutto bene. Gliela dai con una certa regolarità? E allora è tutto ok. Ok, sta cippa. Del resto si sa, gli uomini hanno la sensibilità emotiva di un criceto. Guardateli molto attentamente, loro sono i comici che andranno alla fase successiva. Un applauso per loro. Oh, yes. Adesso io andrei dritto da Enzo Iacchetti, giudice aggiunto, il nostro quarto giudice. Facciamo un applauso per lui, che si è prestato a questa puntata. Grazie. Si è divertito. Grazie. Il conto è semplice. Chi vuoi salvare? Non è che voglio, io scelgo una classifica matematica, perché sì. Per esempio... Io a Chiara Trabolotti avevo dato 0, ma Diego aveva dato 33, per esempio. Cioè, sì, no, aveva dato 13. 13. Sì, 13 il voto totale. Degli altri. Sì, prego. Anche se 13 non c'è. Sì. Però per dire, aveva preso altri bei voti da loro. Siccome io rispetto la giuria, okay. Toto, dico che la quindicesima è Chiara Trabolotti. Chiara! Oh, sei l'attrice? Sì, salve, sono io. No, non dà la mano, lui, no. Ma io dico, se può essere più ingenuo di così, cosa pensi che voglia da te quel produttore per invitarti a pranzo fuori?
E poi? E poi il sedicesimo, a cui io avevo dato 4, ma evidentemente anche gli altri colleghi avevano dato un voto simile, ha raggiunto i 13 punti, è arrivato Marco Cingolani. C'erano quei due amici che parlavano fra di loro e uno diceva all'altro: ah, mia moglie è un angelo, l'amico gli ha fatto del culo, mia moglie ha ancora gamba, per farti capire, no? Facciamoli entrare, eccoli qua, stanno arrivando col nostro Roberto Lipari, eccoli qua, facciamo un applauso ai due ripescati del nostro quarto giudice aggiunto, ovvero Enzo Iacchetti, complimenti anche per voi, la prossima volta togliti il cappello, mi raccomando però, Sì, sì, toglilo subito, buttalo, bravo, regaliamo qua, wow, eccoci qua. Io, vieni qua con me, non tu, c'è mania di protagonista. Allora, io vi ringrazio, ringraziamo tutti per averci seguito anche in questa puntata di Eccezionale Veramente. Ricordiamo che tra pochissimo ci saranno gli highlights, i momenti migliori di questa puntata. Andate immediatamente sul nostro sito www.eccezionaleveramente.la7.it, andate a rivedere tutte le cose che sono accadute, condividete, schiacciate like, commentate, perché una risata non costa nulla e fa bene. Ringraziamo la nostra giuria, ringraziamo il pubblico in studio e ringraziamo il pubblico a casa e ringraziamo la 7. Alla prossima, state qua però, e ringraziamo gli Iacchetti. Non scappate. Buonasera, io ho inventato un'app per smartphone che connette Google Maps all'autoradio della macchina e quindi il navigatore funziona così. Prendi la strada che passa a Valdobbiadene, segui l'Adige, è uno stress ma poi arrivi a Cattolica. Esci a San Siro, prendi per Brera, alla rotonda, terza uscita, e trovi là. Un autovelox per te. Non te l'aspettavi, eh? Ma questa app, io ho creato un upgrade che praticamente legge anche lo stile di guida di chi è al volante. Pensate al vecchietto col cappello che va ai 30 all'ora. Questa mattina t'ha sorpassato perfino un ciao, fino un ciao. Questa mattina sullo sterrato ti ha passato anche un trattor. C'è ancora molto se vai così piano, prova un po' a togliere il freno a mano. Se stai così a destra finisci nei fossi, trovi anche 1000 semafori rossi. Alla rotonda girare, c'hai uno dietro che suona, ti sta mandando a cagare, tu e la tua panda coupé. La tua panda fa un po' croc, ci vuole un centro d'assistenza. Ti sei fermato alla Tamoil, ma di miracoli son senza. Anche Gesù, bambino, ha detto sei un cretino, di chilometri ne ancora e non fermatevi, oh no, al semaforo. Mi sono sempre chiesto, ma quando è che un ragazzo diventa un uomo? Eh? Non l'ho mai capito. Ma quello che ho capito è che ai ragazzi piace pensare ad essere uomini. Poi però agli uomini
piace pensare di essere ragazzi. I ragazzi appendono alle pareti poster di ragazze. Gli uomini appendono alle pareti medaglie vinte ai giochi della gioventù. I ragazzi vanno in palestra per aumentare la loro massa corporea. Gli uomini vanno in palestra per diminuire la loro massa corporea. I ragazzi passano il fine settimana sulle loro motociclette. Gli uomini passano il fine settimana sul loro tagliaerba. Dai! I ragazzi ogni sabato sera ci provano con una diversa, ma non sempre ci riescono. Gli uomini ogni sabato sera ci provano con la stessa, ma non sempre ci riescono. I ragazzi quando parlano dicono sempre la parte iniziale della parola. Ehi, c'è la Simo! Ciao Simo! Devo telefonare, mi presti il cellu? Ragazzi, alle 8 in piazza per un'ape! Gli uomini quando parlano dicono sempre la parte finale della parola. Puttana. Culo. Coglioni. I ragazzi sono capaci di bere birra e perdere i sensi alle 11 di sera. Gli uomini sono capaci di bere tisane e perdere i sensi alle 9 di sera. Puttana. I ragazzi quando tornano la sera guardano quello che c'è in frigorifero e vanno a letto. Gli uomini, quando tornano la sera, guardano quello che c'è nel letto e vanno al frigorifero. Ma nonostante questo, ai ragazzi piace pensare di essere uomini e agli uomini piace pensare di essere ragazzi. Grazie. Eccomi qua. Allora, l'avete visto, lui è un robot, io invece sono un... Diglielo tu chi sono io. Sono un ventriloquo. Un ventriloquo. Il ventriloquo è colui il quale pratica il ventriloquismo. Il ventriloquismo è l'arte di emettere i suoni attraverso la trancia, la pancia, che poi è anche il diaframma, perché proprio qui, in questa posizione qui, c'è il dito. Ma che dito? C'è il diaframma, che è una parte importantissima del nostro corpo, un po' come il cuore, un po' come il fegato, un po' come la milza. No, la colpa è mia, scusate, la colpa è mia, perché sono io che lo faccio parlare. E nonostante questo, a volte ha la capacità di sorprendermi. Che cosa hai detto? Ho detto che a volte sei sorprendente, ma non è un'offesa, io semplicemente colto il fatto che a volte hai la capacità di sorprendermi. Che cosa hai colto? Ho colto il fatto che sei sorprendente, hai capito adesso? Sì. Oh. Io sorprendo, sono sorprendente. Certo. Tu cogli, sei coglio. No, questo non lo devi dire, no. Perché io sono sempre con te, amico caro. Io sono quello che ti fa parlare. Diglielo a quei signori lì della giuria. Chi c'era di fianco a te quando ti si è incastrato il disco rigido e abbiamo dovuto toglierlo con la chiave inglese? Chi c'era? Diglielo. C'eri tu. Ecco, lo vedi? Chi c'era di fianco a te quando il meccanico ti ha cambiato il pignone e la catena che erano arrugginiti? Chi c'era? Diglielo. C'eri tu. Ecco, lo vedi? Chi c'era di fianco a te quando hai perso una rotella? Abbiamo dovuto cercarla per una settimana. Chi c'era? Diglielo. C'eri tu. E allora? Allora sei tu che torti sfiga. No. Non lo puoi dire questo, no. No, scusate. Saluti Diego. Allora lo saluto anch'io Diego. Ciao Diego. Ciao. Oh, Diego è un mito per me. Guardalo, e anche adesso che non è più... Guardalo, anche adesso che non è più un ragazzino è sempre al top. E sai di chi è il merito? Il merito è del suo grande cuore. Il grande cuore di Diego... Armando Maradona. No. Diego Abbattantuono, è quello lì. Scusa Diego, perché si è confuso, perché lui è alto come Maradona. Invece tu e lui siete proprio diversi, completamente diversi. Siano diversi? È certo che siete diversi, guarda. Uno sembra un barile, l'altro... L'altro sono io. No!
No, no, intendo, scusa Diego, scusa, andiamo, va, meglio che andiamo, qua non passiamo di sicuro, andiamo. Vi ringrazio che mi avete permesso di venire a fare questa provino, pensavo di non avere l'età. Sigla! Non c'è la sigla, allora la faccio io. 44 gatti, fila per 6 ore, 6 2, su un illo, compatti, fila per 6 ore, 6 2. 6 per 7, 42, più 2, 44. Mi presento, mi chiamo Angela, per gli amici Quark, ho un fratellino, Alberto, che tutti chiamano Angela. Quando è nato mio fratellino Alberto, tutti dicono, assomiglia al papà, poi l'hanno girato. Ho detto... E la mamma, vedete che somiglia tutto a suo padre. E la nonna, sì, ma anche tuo marito. La mamma tutti i giorni mi dice, basta, sono stanca, voglio a letto. Ma se sei stanca tu, perché devo andare a letto io? E sempre col fratellino Alberto, devo cambiarlo ormai, lo teniamo così com'è. A scuola non sono tanto brava, mi piace andare, ma mi hanno già... All'asilo rimandata in pongo. L'ora di religione la maestra mi dice, ma fate la preghiera prima di mangiare, tavola. Ma la mamma è brava a cucinare. Le volte la maestra mi dice, sveglia, basta, non si può dormire in classe. Si potrebbe se parlassi un po' più piano. Io dico, ho detto mio papà, fai gli esercizi in matematica, in aritmetica. Gli ho detto... Non sarebbe giusto. Ma potresti provare, forse riesci. Il papà mi prende in giro anche perché dice che ho paura di dormire da sola. Parla lui, perché dormi sempre con la mamma. Un giorno mi ha detto... Da quando sei nata non mi hai mai dato una soddisfazione. Sì papà, però prima... ho sentito una nonna che diceva alla mamma, ma come va il tuo matrimonio? E lei ha detto, facendo le corna non va male, insomma. E mi ha detto, dico, nonna, chiudi gli occhi. E non succede niente, nonna, chiudi gli occhi. Perché il papà aveva detto, quando la nonna chiude gli occhi, cadranno in cielo un sacco di soldi. A me, io sono... Sono un bambino molto solo, un amico immaginario, però anche lui, quando gli chiedo di giocare, dice che non ha tempo neanche lui. E tutti mi chiedono, ma cosa farei da grande? Da grande farò il comico debuttante a più di 60 anni. Trovare lavoro al giorno d'oggi è un problema, e così ieri mattina sono andato in un'agenzia interinale. Salve. Anche lei qui per quel posto di stagista aziendale? Sì. Si dovrebbe cominciare tra poco, alle 9. Ma perché lei vorrebbe... Sì, no, sono qui. Vabbè, per... Cosa ride, scusi? Sì, se si è visto, insomma, sì, eh? Sta mezza sega, ma dai. Ma come si permette, impazzito? Vabbè, era chiesto anche bella presenza, arriva quindi... Sognomo. Ma come... Vabbè, ma... comunque, se la concorrenza è questa, il posto è già mio. Se lo dice lei. Ah, direttore, buongiorno! Buongiorno! Le apro subito l'ufficio! Grazie! Prego! Bene, quindi lei è qui per? Sbaglio. Grazie, il prossimo. Prego, prego. Mi parli pure di lei? Vada, mi dica. Allora, dunque, io sono laureata in medicina. Ah, medicina. Sì, medicina. Quindi saprebbe un trattamento medico per l'insufficienza renale terminale. L'emodialisi. Sì, bene. E poi sono un'appassionata d'arte, ecco. Arte, quindi saprebbe sì. Una corrente artistica italiana del XVI secolo. Il manierismo. Bene, e... abbiamo finito. Ah, quindi sono assunta? No, ho finito il cruciverba, grazie. Vada, prossimo. Presto. Salve. Sì. Scusi, sono qua per il colloquio per Trenitalia. Ah, sì. Scusi il ritardo. Eh beh, assunto. Grazie. Venga, dottoressa Rossi, salve, benvenuta. Salve. Le dico subito che lei è stata assunta. Ah, che bello. Allora, il suo posto di lavoro sarà il mio. Ah, molto bene. Si alzi. Sì. Si accomodi. Grazie. E dunque, lei chi è? C'è qui nel curriculum. Ah, oh, guardi, mi spiace, non abbiamo più posto. Grazie lo stesso. Arrivederci. Care cose. Mi stia bene. Prego.
Cos'è quella faccia? Un po' ansioso. Ma no, no, no. Lei è stato assunto. Finalmente erano anni. Le ricordo soltanto che il nostro è un contratto a termine. Non c'è problema, anzi, quando posso cominciare? Ma guardi, anche subito. Bene, questa è la sua liquidazione, TFR. E i colleghi hanno pensato di farle un regalino. Grazie, che carini. Mi stia bene. Permesso, mi scusi. Io sto cercando un lavoro qualunque, solo che so dei precedenti, rapine, scippi, usura, estorsione. Oh, benvenuti in Equitalia! Grazie tante, facciamo le mani! Ah, è lei? Salve, signor. Sì. Sono qua per il posto da idraulico. Lo so, però purtroppo abbiamo assunto un altro idraulico, mi spiace. Vabbè, comunque sono 40 euro. Perché, scusi? Per la chiamata. Ma per cortesia, ma se ne vada! C'è uno lì. Dal nostro Paolo Iacchetti, ovvero il nostro Paolo Iacchetti. Paolo Iacchetti è mio fratello, comunque. Chi cazzo è Paolo Iacchetti? È una crasi tra... No, chi cazzo è? È mio fratello. È tuo fratello. Dai, Francesco Venditti. Viene, hai visto, Francesco? No, ma quello c'è veramente. Rifacciamo, vai. Saluto mio padre, Boccia. E mio nonno, Boccia. Cazzo. Questo qua è malato di mente, ragazzi. È un'ora che lo dico a tutti, dovevi solo dire eravamo già tutti pronti. Ma non me l'avete detto a me, e questo è la cosa. Adesso fai anche finta di aver avuto l'idea tu. Di zanzare conosco tanti.